Ciao gente simpatica. Ok, scusa Paul. Tutturu, gente simpatica, io sono Waldorf, ecco, contento. Allora, bene. So di questo tutturu, ma l'unica cosa che so di questo gioco barra anime. Beh, inizialmente questo è nato come un gioco e poi è diventato un anime. Poi tutti quanti hanno guardato l'anime e quindi nessuno conosce il gioco. Che è un po' triste, è un po' come è accaduto con Danganronpa. Allora, cioè no, con Danganronpa no, ci sono fan che ne hanno giocato per fortuna, ma non sapevo che ci fosse un 2 o un V3 dopo aver giocato il primo. Intanto, ciao Paul. Ciao Emma. Da oggi c'è una sorta di collaborazione tra i follower per sbloccare la manciona per Amilfa. Così si può fare mance per Amilfa anche di decupla potenza, o come si vuole chiamare, ecco. E anche alzato il prezzo della lore, perché sto finendo le cose che voglio raccontare, che voglio dire della lore. Quindi per rallentare un po' il processo, credo. Allora, questa qui è una visual novel. Che, come ho detto anche su Discord o Facebook, che mi preoccupa un po' perché le visual novel non fanno questo gran boom su Twitch. Non che voglia fare un boom, non che abbia mai fatto un boom. Però solitamente su Twitch vanno più meglio gli streaming di giochi che si possono riassumere in breve o che si capisce subito il contesto, come ieri con Neon Abyss. Però questo gioco ce l'ho anche su Steam da 3 anni addirittura. L'ho preso in scontissimo quando ho trovato in offerta. Non ricordo a quanto, in verità, e non ricordo neanche perché. Ma ho pensato che prima o poi dovrei giocarlo. Ed è un peccato. Ho visto anche tre commenti tra le recensioni che uno diceva: vorrei resettare la mia memoria per poterlo rigiocare da capo. Ed è quello che penso io di Danganronpa. Vorrei resettarmi la memoria per giocarlo e streamarlo da capo. Quindi ho pensato: beh, se qualcuno la pensa così, allora magari promette bene. Inoltre ho fatto anche un po' di fatica a resettare i dati di salvataggio, perché Steam mi faceva sempre salvataggi in cloud. Ho dovuto cancellare i dati offline e poi riaprire. Va bene. So solamente di questo gioco che, vabbè, ho giocato la prima ora e basta, non so nient'altro. Non vi dico neanche così. Vedete anche voi, ma davvero so due cose: una banana, un microonde e un tutturu. Queste tre cose. Ma anche la coincidenza è parte del design del fato. No, non impazzisco, sono perfettamente sano. Quello che dico è la verità assoluta, non la fantasia di un ragazzino. Non importa come. Inutile possa sembrare. Ha il potenziale di formare il futuro. Hai sentito dell'effetto farfalla? Altrimenti, guarda, dacci un'occhiata. Capirai quanto attento devi essere. Per sfortuna, io non l'ho capito. Se solo avessi capito quanto pericolose le mie azioni potevano essere, allora non l'avrei persa. Il futuro non sarebbe diventato così. Ma come potevo saperlo? Come potevo sapere che premendo quel pulsante avrei deciso il fatto di tutta l'umanità? Non devi premere i tasti che dicono razzi atomici, grazie. L'essere umano medio percepisce l'1% di quello che lo circonda. Non siamo intelligenti come pensiamo. Ignoriamo milioni di cose attorno alle nostre vite ogni giorno. Anche se qualcosa ci attira l'attenzione, il nostro cervello lo dimentica un attimo dopo. Non fare niente di insensato. Non fare niente di frettoloso. Non fare finta di non averlo visto! Fai più attenzione! La mano della cospirazione è sempre più vicina di quanto tu pensi. Aspetta il momento giusto per colpire. Non ho capito, a parte che qualcuno ha premuto tasti di razzi nucleari, credo. L'universo ha un inizio, ma non ha una fine. Forse non è dimostrato in verità. Le stelle hanno un inizio, ma sono
il loro potere, eh? Gli insegnanti di storia. No, il pesce nel mare. No, non ho capito. Se anche loro hanno saggezza, allora saranno distrutti. È ridicolo che l'uomo superi la velocità della luce, che è più del pesce che vivere sulla terraferma. Deve essere l'avviso finale di Dio ai ribelli. Ok, classico inizio filosofico, ho capito. La prima parte l'ho capita, questa dell'universo, delle cose, pesci, boh, non ho capito. Insegnanti di storia, boh, non lo so, niente, non lo so. Ed ecco che comincia la visual novel. Si vede il mouse? Si vede il mouse? Non si vede il mouse, attenzione. Rimedio subito. Gioco. Cattura il cursore. Ah, eccoti qua, mouse. Touch banana. La banana la vediamo tra poco, sì. Ehi, a cosa stai farneticando? Non c'è suono dal telefono sulla mia orecchia destra, solo silenzio. Sto cuocendo nel sole dell'estate. Ah sì, qui purtroppo l'inglese è abbastanza convoluto, quindi devo già aprire in anticipo, mi sa, Google Translate. Ho paura di avere qualche difficoltà a capire tutto quanto. E temo non capirò comunque vari modi di dire. Yeah! Il sudore cade lungo il mio mento e cade sull'asfalto. Oh, Karin. Terra do Karin. Una ragazza davanti a me. Chiama il mio nome con un'inclinazione inquisitiva della sua testa. Ok, anche le descrizioni sembrano un po' troppo. Ok, forse mi preoccupa che questo gioco possa andare troppo sul dilungarsi su queste cose, tipo gocce che cadono dal mento, cadono sull'asfalto, lei che controlla con sguardo inquisitore al protagonista. No, ok, temo possa andare un po' per le lunghe qui. Stiamo per infiltrarci nel territorio nemico. Eppure il rischio della morte è imminente, non c'è indizio di tensione nelle sue feature innocenti e bambinesche. Chiudo il mio telefono e mi giro la ragazza col dito sulle labbra. Stai parlando a qualcuno? Faccio un cenno e riprendo il telefono. Non c'è ancora un suono. Ma questo rumore. Spero sia il telefono. È fastidioso! Spero c'è il telefono, ma spegnilo però. Kawaii comunque. Il mio contatto è saggio restare in silenzio. L'intera zona potrebbe essere disseminata di cimici. No, sto parlando a qualcuno. Tutto quanto è a posto. Sto per infiltrarmi nella sala di assemblea. Nell'ingresso dell'assemblea. Va bene. Niente risposta. Sembra che volevano il mio report. È troppo pericoloso sprecare tempo a parlare qui comunque. Sì, dottor Nakabari. Jumps. Un attimo, una cosa. Giusto una cosa prima. Oh, che bello, il suono finisce! Un secondo che vorrei rendere il suono del gioco un po' più veloce. Ecco qui. Giusto quello. No, no, no. Dottor Nakabari. Ah, il suono è finito! Che bello, il suono è finito! Dottor Nakabari. Questo è jump. Cosa vuol dire jump? Saltare. Sì, so, ma. Questi modi di dire, aiuto. Mi assicuro che ci dirà tutto. Ah, devo chiudere il menu, ecco perché. Ti pareva che non passava sto suono. Cosa? L'organizzazione? Si sta già muovendo? E qui, organizzazione. Ha detto che abbiamo sbloccato un tip, che in verità è una spiegazione. Però prima vorrei vedere come cavolo si apre i tips. Ecco, F4. F4. L'organizzazione.
L'organizzazione è l'organizzazione, niente di più, niente di meno. E nome formale, nel nome formale è un altro, ma dire quel nome è un desiderio di morte. Per qualche motivo tutti quanti la conoscono come l'organizzazione. Classico nome, immagino, sì. Apri i miei occhi per associarli al mio tono scioccato. La ragazza si gira verso di me, sorpresa. Ah, e scuoto la testa mentre massaggio le tempie. Vedo che la scelta di Stainsgate è il Psy Kungru. Allora, non ho capito cos'è Stainsgate e il Psy Kungru, ma è il Psy Kungru pare un nome. E un'altra cosa, le opzioni non me le ha salvate alla fine. Ah, forse era quella frase che andava lento, non lo so. Dico le parole e poi metto via il mio telefono. Stainsgate. Qualcuno lo conoscono. Qualcuno lo chiama Fato. Ad altri è la volontà di Dio. Ah, ecco cos'è. Puoi contare sulla mano del di. Sulle dita della mano, le persone in questo mondo, consce della sua vera natura. In ogni caso, dovremmo cominciare l'infiltrazione. Alt F4, no! F4 e basta. Ora F3. No, no, F4. Senza l'alt, magari. Avanzo verso Radikan, che ha appena superato la strada. No, che ha appena raggiunto la strada dalla stazione dei treni. Radikan? È quella che era con me? Non so ancora il nome di chi è con noi, Ovviamente, questo è il territorio nemico. Mi pare più tranquillo che la strada, meno casino, sì. Non posso passare per la porta principale come una persona normale. Bypasso gli ascensori e vado all'ottavo piano, attraverso la scalinata. Ma mi fermo al settimo prima di fermarmi a riposare. Chi era quella al telefono? A lei è Mayuko, che dice adesso. La ragazza, Shina Mayuri, immediatamente riprende la conversazione. Mi ha seguito fino a qui. E non ha finito il fiato. Allora, Mayuri, tipo Maggio. Devo imparare a ricordare subito i nomi. Shina. Shina, tipo Shinya. Chi era Shinya? Shinya. Mi ricordo Shinya, ma non ricordo chi è Shinya. Quindi lascerò stare. Mayuri. Io, d'altra parte, sto cercando aria. Con le mie mani e ginocchia. Chi avrebbe pensato che una struttura a 8 piani sia così alta? Beh, sono 8 piani. Già 6 piani sono abbastanza. Perché ho un mio amico omonimo che abita al sesto piano. È una fatica andare fino a lì. 8 sono 2 piani in più. È un terzo in più. È tanto. Mi giro Maiori mentre tolgo il sudore dalle mie sopracciglia. Quanto è vicina qui? Se te lo dicessi, dovrei ucciderti. Classiche frasi. Oh, grazie, Ocarin. Mayuri sorride, contenta. E non dice nient'altro. Comunque, capisce. È veloce a comprendere la mia posizione. Ci conosciamo fin da quando eravamo piccoli. Mayuri ha 16 anni, 2 anni meno di me. E non ci credo che il protagonista ha 18 anni. Quindi è più una sorellina che un'amica d'infanzia. Mi occupo di lei fin da quando possa ricordare. Spero che Mayuri possa diventare la chiave del Stainsgate. Ma ora ho cambiato idea. In che senso la chiave del Stainsgate? La chiave della volontà divina? Non ha senso. Mai Yuri. Ho sempre Yuri. Ah, ok, Shina era quella da Ace Attorney Investigation, vero? C'era il procuratore Lupo che diceva: Shina, portami il foglio dove dico il mio detto giornaliero. Shinigami? Non ricordo quello. Non voglio quel fatto terribile per lei. Lei dovrebbe vivere una vita normale. Questo è il mio desiderio.
Ho messo la mod che rende lo zoom un più ad alta risoluzione, altrimenti lo zoom risulterebbe sgranato. Inoltre il testo ora è più leggibile. Una mod che ho visto che è consigliata. Non cambia niente. Andiamo avanti all'ottavo piano e entriamo nella sala assemblee. Dinanzi a noi ci sta uno stage molto economico con un podio e un segno che dice: Dottor Nakabachi, la macchina del tempo. Conferenza sulla macchina del tempo del professor Nakabachi. Ocarin, Ocarin. Ma Yuri insiste a chiamarmi Ocarin, ma non è né il mio vero nome né il mio nome in codice. È solo uno di quei fastidiosi nickname che le persone usano, soprannomi che le persone usano. Quante volte te lo devo dire? Non chiamarmi Ocarin. Ma ti ho sempre chiamato così? Quella era... allora! Da allora sono diventato Huinkyuma, il folle pazzo scienziato cacciato da un'organizzazione segreta in tutto il mondo. Ma è troppo difficile da ricordare quello. In ogni caso, Howowin. Che bello, Howowin. This is Howowin, this is Howowin, Howowin, Howowin. Ci sarebbe una canzone parodica, in effetti. Howowin Kyouma è il mio vero nome. Shinigami, dio della morte? Non credo averlo mai sentito. Forse l'ho sentito, ma non so quasi niente. È il mio vero nome. E spunta un tip. Vero nome. Il nome che descrive la vera essenza di qualcuno. L'anima. Il nome dell'anima. Ok. E inoltre, non sono neanche simile a Okabe Rintaro. Sei strana. Okabe Rintaro credo sia il nome del protagonista invece di quel Owawin. Owawin. Il protagonista è Rintaro, ma si fa chiamare Owawin per qualche motivo. Perché lo definisce il suo nome dell'anima, ma per me sta delirando. Aspetta, Rintaro? Ho già sentito Rintaro. Forse un nome simile a uno di Danganronpa. Ecco, c'è Rentaro Ama. C'è Rentaro Amami, che è un nome con la A al posto della I. Con la E al posto della I. Smetti la tua stupida. La tua stolta risata. Okabe Rintaro potrebbe essere il mio vero nome, ma l'ho rifiutato perché è stupido. E inoltre odio il derivativo Ocarin. Forza. Sembra quella. Quel tubo blu di quel ragazzo elfo. Cosa? Eh? Quindi, Ocarin, posso chiederti una cosa? Non sono Ocarin. Entra il mio orecchio e esce dall'altra. Mi chiama così da 5 anni. Forse è meglio arrendersi. Cosa facciamo qui? Aspetta. Mi hai seguito qui senza sapere perché? Sì. Fa un cenno senza perdere il suo sorriso. Siamo qui per il dottor Nakabaraki, per la sua conferenza. Siamo nell'assemblea all'ottavo piano di Radikan. Ah, Radikan forse è il nome della struttura. È qui che ci sarà la conferenza. Il dottor Nakabaraki è un inventore. È apparso in TV di volta in volta. E ha un po' di brevetti sotto la sua cintura. Ma principalmente era trattato con curiosità. La conferenza? Ma dove sono gli intervistatori? I giornalisti? Ma Yuri ha ragione. Ho guardato l'intera sala, ma non c'è nessuno che sembra come un normale reporter o cameraman. Ci sono almeno 10 di noi. Solo 10 di noi nella sala. Me incluso. Considerando il fatto che ha detto di aver inventato la macchina del tempo, mi sarei aspettato molta più gente. Potrebbe essere che questa organizzazione abbia causato la mancanza di persone qui.
Può essere che la mancanza di persone qui è causata dall'organizzazione? O forse perché nessuno ci crede. Torgo le mie labbra. Ho pensato che Nakabarachi fosse come me, uno scienziato che combatte per sconfiggere l'organizzazione. Ma questa conferenza suggerisce altri motivi. I nostri nemici non mancheranno questa chance. Guarda, non mi stupirei se non esistesse neanche questa organizzazione. Nakabarachi senza S. Ok, anche prima l'ho notato, non so, mi sfugge una R in mezzo. Okabeni Rintaro. Ah, è Okarin. Okarin, ok. Okarin Musa. Famoso youtuber. Ma questa conferenza suggerisce... Ok, ho già letto. Preferisco non finire in questo casino. Comunque, sono interessato in cosa ha da dire. È per questo che sono qui. Consumando un pomeriggio del mio prezioso... della mia preziosa pausa estiva. Ma Yuri... cos'è Utterance? Allora, questo gioco dura 25 ore, ho visto, in media. Ma visto che devo... faccio durare ogni frase il doppio, sarà 50 ore, ho paura. Espressione, ok. E Ponders invece pensa, Ponders... Ma Yuri riflette sulla mia espressione per un po', fino a quando gira la testa. Hai capito qualcosa? È il suo compleanno. È anche il suo compleanno oggi. Lascio un sospiro. Ma Yuri è conosciuta per fare solo pessime battute. Ma ci ride anche sopra. Aspetta, è una battuta quella? Dov'era il... dov'era il backlog? F2. Ah, Wrapped. Wrapped è un modo di dire... Wrapped vuol dire... sia avvolgere, sia penso capire. Dedotto. Hai pensato a qualcosa? È avvolto, collegato al fare un regalo? E no, è una battuta brutta. È sempre stata speciale. Tieni alta la guardia, Mayuri. Sospetto che questa non sarà una conferenza normale. Lei. Non ho neanche finito la frase. Siamo sotto attacco. Ci vogliono friggere il cervello col campo con le onde elettromagnetiche? Onde elettromagnetiche. Onde che fanno... Va bene, non è che sia importante in verità. Onde elettromagnetiche. Sappiamo tutti che sono, dai. È troppo complottista però questo Okarin. Polvere cade dal soffitto quando il pavimento trema. Siamo sicuramente sotto attacco. Dai, sarà un terremoto normale. Vieni da sopra, ma siamo al piano più alto. E sopra di noi c'è solamente il tetto. Un terremoto? È magnitudine 2? E cosa vuol dire magnitudine? Non c'è tempo di occuparsi della confusione di Mayuri. Qualcosa non sta, non è corretto. Qualcosa non è normale. Scatto fuori dalla sala di conferenze. Corro sopra sul soffitto, ignorando il divieto di passare. E Waldorf, non sono un complottista. Penso solamente che il governo ci tiene nascoste le waifu quando potrebbero tranquillamente essere reali. Ma non sono complottista. La porta aperta. Guardando attentamente, noto che la serratura è stata scassinata. Apro la porta e vedo una nuvola di fumo nero. C'è una polvere fosforescente che brilla nell'aria. Un'esplosione? Non posso crederci. C'è stata davvero un'esplosione? Il cuore corre. Dannazione, non so che fare. Dovrei scappare. Ma perché un'esplosione? Terroristi? No, non ha senso. Voglio dire, come lo spieghi? E quello cos'è? È arrivato un alieno? Cosa diamine? Una strana macchina è in mezzo al soffitto. In mezzo al tetto. È grande, forse anche alta 3 metri. Che sembra un satellite. Quella cosa ha causato il terremoto? Chi l'ha messa qui?
E dov'è? Era il dottor Nakabachi? È parte della sua presentazione? Impossibile, anche se fosse il caso. Come cavolo sarebbe salito qui sopra? La mia testa esplode di domande. Mentre cerco coraggio di avvicinarmi. Dei reporter e staff della struttura scattano sul soffitto. Sembrano confusi quasi quanto me. Per favore, stare indietro tutti quanti! E poi una donna, che immagino sia uno dello staff, ci fa un cenno. La conferenza andrà avanti come previsto. Stai provando a nascondere qualcosa? La risposta era innaturalmente qui, veloce, come se cercassi di tenermi lontano da quel dispositivo. Ho un naso per le cospirazie e questa puzza da copertura. Cosa stanno nascondendo? Cos'era quell'esplosione? Voglio sapere, ma non devo avvicinarmi. Mi giro e me ne vado. Ma non perché sono spaventato a roba simile, baka. Quando fai le battute ridi. Sì, sì, sì. Lo faccio anch'io. Ah, in quel senso, lo faccio anch'io. Sì. Ok, sì. È vero. Sono Mayuri. Lo staff ci porta all'ottavo piano. Mayuri non c'è più. Non è neanche nella hall. La trovo al settimo piano. Mi piace questa musica. Molte macchinette di capsule sono allineate con una scritta che dice nascita della TV del PC giapponese. Allora, giochetti capsula. Vabbè, sono quelle cose che giri, metti i soldini e esce un giocattolino nelle capsule. Collezione di tutti o tutto quanto. Sta guardando con uno sguardo desiderioso. Faccio un sospiro di sollievo e tiro fuori il telefono. Sono io. Ho un brutto presentimento a riguardo. Qualcosa succede. E non ho idea di cosa stia accadendo. Sì, lo so. Non preoccuparti. Non ho fatto niente per fare... Geopardiz? Cosa vuol dire? Immagino saltare la missione. È il Psy-Kung-Ru. Cos'è il Psy-Kung? Cosa... Finisce la frase... È tipo un passo. È un nome di chi si inventa che sta parlando. Dopo aver detto quelle parole è chiuso. Posso togliere un po' di sudore dalla mia fronte. Il sudore è freddo. Metà di me pensa che qualcosa sta per accadere. L'altra metà teme la stessa cosa. E allora dillo, temo e basta. Metto via il telefono e guardo Mayuri. Stai ancora guardando i giocattolini in capsule. Non sembra preoccupata riguardo l'esplosione. Non posso decidere se è molto razionale o semplicemente una testa vuota. Cosa fai, Mayuri? Ah, c'era un terremoto, lei... Ehi, voglio quel giocattolino. Beh, voglio davvero un... Upa! Come pensavo. Mayuri punta la macchina delle capsule. Il segno davanti dice... Rainet Kakeru 3D. Set di bambole. Nei tipi sono molti new. Pensavo che... No, i new... Nessuno. Ne ho sbloccato uno, sbaglio. E non c'è nessuno new. Non mi ha sbloccato Rainet Kakeru? Ah, ecco qui. Rainet Kakeru, una anime serie famosa con il suo gioco di carte spin-off. Rainet Access Battlers. Hanno anche tornei internazionali. Oh, forte. Rainet Kakeru. Ah, è fictionale. Non esiste nel gioco vero, ok. Non che mi interessa di una cosa finta, grazie. Upa è la mascotte della serie. Ricorda un uovo ellittico con le braccia che escono. Una sorta di cane deforme. È quello che chiamano un bruttarino, un personaggio bruttarino. Posso tradurre come bruttarino? Brutto e carino. Le ragazze delle elementari trovano queste creature adorabili per qualche motivo. L'altro anno una brutta rana era la moda. Il nome mi sfugge però. Una brutta rana è una reference o...
Non è importante. Allora prendilo. Ma non ti garantisco che prenderei un UPA. Mayuri mi dà un sorriso problematico. Ma... Mayushi ha finito le monete da 100 yen. Mayushi è come si chiama, a volte. Secondo lei dovrebbe avere una stella alla fine. Mayushi, stellina. Ma come fai a pronunciarlo? Ma chi se ne importa. Quindi posso chiederti in prestito 100 yen? Per favore? Tieni le mani avanti come se fosse... Come un cagnolino che fa la supplica. Sembra che l'ha pianificato fin dall'inizio. Beh, alla fine non dice... No, ha detto dammi. Pensi che è così facile, Mayuri? Non otterrai soldi da me. Invece ti mostrerò come dura veramente la vita. Tiro fuori una moneta da 100 yen, la metto nello slot e giro. High school elementari? Non lo so, non... Penso di sì, high school. Oh, forse no. Forse le me... Le... Forse... Non ho davvero idea. Poi, in verità, in America... O in Giappone... Non so come sia in Giappone, ma in America penso sia diverso. O in Giappone è diverso. Perché non hanno elementari, medie e superiori. No, non hanno... Esatto, è giusto. Non so come funziona. Vabbè. Apro la capsula e tiro fuori il contenuto. Meglio riguardo in avanti per vedere cosa è uscito. È un UPA! Ed è metallico! È un UPA metallico! È raro? Super raro! Ma solitamente ci sono 6 cose... 6-8 cose di uguale rarità. Non credo che possano mettere uno metallico. Una macchinetta su 100. No? Mentre controllo il lupa metallico, un ragazzo che ci guardava prova alla sua fortuna nella stessa macchinetta. Oh, un lupa normale. Guarda tristemente il mio lupa metallico. E mi giro a vedere che Mayuri ha gli occhi che brillano sul lupa. Ehi ragazza, sei come un ragazzo. Ehi ragazza, ti comporti come se fossi un bambinetto. Ti do questa creatura di metallo a te, Mayuri. Onestamente non la voglio. Davvero? Sei sicuro, Karin? Il nome è Howin Kyuma. Grazie, Karin. Howin non è facile, in effetti. Lo fa apposta. Però mi piace, perché... In questo momento... Fin questo momento della storia non è accaduto niente. Cioè, sono entrati qui... c'è un terremoto, ok? Lì c'è una parte in verità molto... forte e degna di nota. Però in questa parte tranquilla ci sono molti dialoghi, ma tutti quanti sono con un po' di retrogusto di qualche sottogag, di qualche... Non lo so, l'ho trovato divertente. 81 cent. Beh, penso che sarebbe un euro. Non penso ci siano macchinette in Italia che chiedano esattamente 81 cent. Come le fregature, perché ad esempio l'Xbox, quella nuova, non che mi interessi in verità, costa 499 euro. Ma in America costa 499 dollari. Ma i dollari valgono meno degli euro. Quindi in Europa sarebbe 4,70 euro. Ma per qualche motivo tutti lo reputano brutto, quindi arrotondano a 499. Quindi si paga 30 euro in più perché suona brutto 470 euro. Ma siamo seri. Ma scusate, piccolo rantolo personale. Chiedono di più, esatto, lo fanno apposta. Ecco, questo è un vero complotto. Grazie per essere arrivati alla conferenza della macchina del tempo del dottor Nakamachi. 499, addirittura 421. Allora lì lo fanno apposta. Gli piace i numeri con cifra tonda. Gli piace il 99 alla fine. 421, potrebbero fare 399, ma ci rimettono 20 euro. No, col cavolo, facciamo spendere a tutti quanti 80 euro in più. Ancora peggio, ancora peggio. Sento l'annuncio dal piano sopra. Sembra che stanno partendo.
Oh, bello, fa il zoom e dice che sale. È un po' strano, ma funziona. Salgo le scale, ma Mayuri non viene. Andiamo, Mayuri. Aspetta un attimo. Devo scrivere il mio nome. È preoccupata con il lupo metallico. Perché altrimenti se lo perde, può dimostrare che è suo. Io vado avanti. Senza ulteriore indugio, sono onorato di introdurre l'inventore, dottor Nakabachi. Per favore, dategli il benvenuto con un giro di applausi. Il dottor Nakabachi entra con un paio di applausi e sale al podio. Sta già indossando un frown. Cos'è il frown? Frown. Un cipiglio. Ah, è già salito aggrottando le ciglia per qualche motivo. Posso sentire la sua irritazione da qui. E ti credo, c'è uno che dice di aver inventato la macchina del tempo e arrivano 3-4 persone a guardarlo. È un po' triste. È un po'. Non mi sta molto simpatico. Sono dottor Nakabarachi. Grazie mille per essere venuti. Nakabachi prende il microfono e comincia a parlare. La sua voce è piena di confidenza. No, dai, il suo sorriso adesso è molto meglio. Dai, l'ho mal giudicato. Ora, signore e signori, lasciate che cominci con la mia teoria del viaggio del tempo. La più grande discussione del. La più grande discussione scientifica del secolo. Ha davvero costruito una macchina del tempo? Mayuri è apparso dopo aver scritto il suo nome sul lupo metallico. È un po' tardi, in un modo o l'altro. No, in più modi. In più di un modo. Cosa pensava fosse una presentazione sulla macchina del tempo? Guardo ancora in giro per la stanza. Ci sono 20 persone ora, noi inclusi, ma ancora niente giornalisti. Questo è il massimo della fama del dottor Nakabachi. Nessuno crede che ha inventato la macchina del tempo. Era interessato in cosa abbia da dire, vero, ma le mie aspettative non sono tanto più alte di tutti gli altri nella sala. È buona cosa che ne lo siano. Mentre continuo a spiegare la macchina del tempo, la mia curiosità velocemente. La mia curiosità all'improvviso è calata. E poi passa alla rabbia. Però. Dottore! Mio ruggito di silenzio. Il mio ruggito silenzio è Nakabari. Gli attira l'occhio di ogni persona nella stanza. Ci prendi per stupidi? Che diamine sei tu? Che diamine sono io? Uno che sa che tu sei. Che sei un ingannatore, ci stai prendendo in giro, ecco chi! Ha rubato la teoria da John Titor e ti chiami un inventore? John Titor, un autoproclamato viaggiatore del tempo dal 2036. Questo esiste, pare? Cioè, esiste, se lo cerco dovrebbe esistere, è vero? John Titor. Titor, sì. Esatto, esiste veramente. Un nome utilizzato dal 2000-2001 da un utente dichiaratosi un soldato statunitense reclutato in un progetto governativo di viaggi nel tempo, proveniente dal 2036. Interessante, esiste veramente. Cioè, non è detto ovviamente che viene dal 2036, ma esiste questo John Titor. Qualcuno butti fuori quest'uomo. Sei tu quello che dovrebbe essere buttato fuori, dottore. Non hai un minimo di dignità? Non hai diritto di chiamarti un inventore. Chiudi la bocca, tu piccola peste. E allora qualcuno mi prende da dietro. Abbastanza convinto è un membro dello staff a buttarmi fuori. Mi giro a guardarlo. Lasciami tu! Eh? Salve. Una ragazza della mia età.
lo suo sguardo intenso sembra sfidarmi. Faccio un passo indietro. Oh, è carina questa. Clap, ah, gli applausi anche da lì. Clap, 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 trap. Clappete, clappete. Dai, meno che voi date supporto. Ho detto un po' tardi, però. Oh oh. Ok, oh, guarda come è tenera. La sua faccia sembra familiare. L'ho già vista prima. Non ci siamo incontrati, ma conosco la sua faccia. È Makise Kurisu. Perché non possono avere nomi più facili i giapponesi? Makise. Ma ok, Makise, mi ricordo di Maki di Danganronpa 3, quindi Maki, Makise, ha anche stesso colore di capelli, quindi Maki, Makise, ok. Pochi giorni fa il mio amico Daru mi ha mostrato un articolo chiamato Ragazza Genia da lezioni in Akibara. Penso che lecture sia lezioni. Penso. L'articolo parlava di una ragazza 17enne che appena graduata da un'università americana. A 17 anni, però. Le sue tesi sono pubblicate in giornali scientifici degni di nota. Eccola lì. Ragazza genio, Makise Kurisu. Riconosco il suo sguardo dalla fotografia. Anche indossa lo stesso sguardo. Scowl, penso sia espressione. Lo stesso sguardo, ok. Sguardo minaccioso. Cosa porta un tale genio a parlare con me? Guarda velocemente in giro per la stanza e poi si gira con un'espressione sterna. Un'espressione severa. Potresti venire con me per un attimo? Cos'è quell'attitudine? Ovviamente non è un membro dello staff e non c'è modo che Makise Kurisu lavori con qualcuno come il dottor Nakabachi. Cioè, il che vuol dire no. Tu sei con l'organizzazione? Se i loro tentacoli sono arrivati così lontani, allora ho fatto un grave errore. Basta dire scempiaggini, vieni con me. E la mia reazione già ha attirato troppa attenzione. Nakabachi in particolare sembra che voglia strapparmi la testa. Sarebbe mortificante. Deve essere mortificante essere esposto come truffatore da un uomo intelligente come me. Comunque non devo tirare l'attenzione su di me. Se l'organizzazione si accorge della mia presenza, potrei mettere in pericolo Mayuri. O questi civili. Civili ignoranti, li ha chiamati. Deve ancora aprire la Best Wife. Va bene, poi vediamo chi altro appare. Ho visto che ci sono sei personaggi, ma solo due di questi sono maschi, quindi c'è la festa delle waifu in questo gioco. Lascio che Makise mi conduca fuori dalla sala. Prova niente, fai qualcosa, le persone noteranno. Cosa diranno i tuoi superiori allora? Di cosa stai parlando? Mi osserva, molto anche in maniera intensa. Potrebbe sembrare attrattiva, ma non c'è innocenza nei suoi occhi. Un agente bellissimo, non imparagonato in crudeltà. Il mio cuore batte dal pericolo. Sembra che il caos fa muovere il mio sangue. Ok. Molte frasi tradurrò a caso perché non voglio perdere troppo tempo a essere alla lettera, ecco. She wants a discussion. Non mi è venuta meglio la battuta. Non l'ho capita, infatti. Devo chiederti una cosa. E cosa ti fa pensare che risponderò? So come opera l'organizzazione. Cos'è con questa organizzazione? Invece di rispondere, tiro fuori il telefono e lo metto alla mia orecchia. Sono io. Sono stato catturato dall'organizzazione. Sì, qui è Makise Kurisu. No, lei è Makise Kurisu.
È una tipa pericolosa. Noi a posto, troverò un modo per... Curioso all'improvviso prende il telefono dalla mia mano. Che abilità! Non ho avuto tempo per reagire. Cosa stai facendo? Eh? Il tuo telefono è spento. Con chi stai parlando? I suoi occhi guardano profondamente nella mia anima. Velocemente distolgo lo sguardo. È brava. Sta provando ad attaccare il mio senso di identità per causarmi un breakdown mentale. Recupera. Non è abbastanza per sconfiggermi. Le tue tecniche non funzionano su di me. Ma ti dirò comunque. Non è un telefono normale. È programmato per disattivarsi al momento in cui lascia la mia mano. Ah sì, infatti. Queste misure sono necessarie per mantenere la segretezza. So che non c'è niente che possa uccidermi. No, no, conosco cose che potrebbero uccidermi. Velocemente recupero il mio telefono e pulisco sempre il sudore dalla fronte, ogni volta. Farò anche ogni volta quando devo pulirmi il sudore, ho capito. Uff, ci è mancato poco. Quindi tu parli a te stesso? Parli da solo? No, non va bene. Ma i tiri normali non funzionano con Makisa Kurisu, la ragazza genio. Al contrario, mi sta facendo impazzire. Dannazione, sembra che devo fare una ritirata tattica. Devo solo trovare un'apertura. Farla parlare, dannazione. All'improvviso Kurisu si avvicina con un'espressione seria. Mi osserva con i suoi occhi. Con i suoi occhi brillanti di forza di volontà. Tale fuoco, non posso distogliere lo sguardo. Può qualcuno con occhi così puri davvero appartenere all'organizzazione? Cosa stai provando a dirmi prima? Prima? Cosa sta dicendo? Riguardo 15 minuti fa, prima che la conferenza cominciasse. Follia, è la prima volta che ci siamo visti. Ero con Mayuri e quell'U. E giocatore UPA 15 minuti fa. Mi volevi dire qualcosa, vero? Sembravi molto infastidito. È una trappola? Sembra uno sporco trucco dell'organizzazione. Ma perché questa ragazza farebbe qualcosa di simile? Sembrava quasi che stessi per piangere da un momento all'altro. Perché? Ci siamo incontrati prima? Sembra sincera. Il che la rende ancora più sospetta. Allora, dubito fortemente che lei si sta dubito che esista sta organizzazione. In verità è complottista come nient'altro, protagonista qui. Ma per me la ragazza non mente. Magari qualcosa è successo, visto che questo gioco parla di qualcosa che va avanti e indietro nel tempo. No, non lo so ancora come funziona, ma forse ero io da un'altra timeline. È sempre timeline, è vero, qui. Che l'ha vista di qualcosa? Insomma, era triste, forse l'ha vista che sta per morire? Non so niente del gioco, quindi tiro a caso. È vero, non lasciare che la sua bellezza ti faccia ingannare. È un agente segreto, freddo e calcolato. Se mostra il minimo della vulnerabilità, sono finito. E come sai il mio nome? La mia conoscenza non ha limiti. Sono un scienziato pazzo, dopo tutto. La ragazza genio. Il prossimo incontro sarà da nemici. Addio! Mi giro per scendere le scale, ignorando la sua chiamata di fermarsi, come se ascoltassi il mio nemico. Dannazione! L'organizzazione deve essere seria se manda agenti come lei. Ok, mi piace come questo gioco riesce a esprimere come... riesce a chiarire come questa organizzazione è una follia del protagonista. Perché se è raccontata male, cosa che qui non lo fa, qualcuno potrebbe pensare che l'organizzazione è vera, potrebbe pensare che lei fa parte dell'organizzazione, ma se leggi bene o se è spiegato bene come ha fatto il gioco, capisci che l'organizzazione non c'entra un cavolo e forse neanche esiste. E il protagonista si sta tutto inventando... È pazzo. È un...
Sì, è un scienziato, è pazzo, ma non uno scienziato pazzo. Diciamo che è un po' folle, si inventa cose, è un complottista. Corro fino al quarto piano e guardo dietro di me. Appena mi sono convinto che non mi segue più, sospiro mentre mi massaggio le tempie. Di nuovo. Ma non posso lasciare che mi catturino. Cosa devo fare ora? La mia missione era essere presente alla conferenza e guardare la ricerca del dottore. Ora che so che è un truffatore, non c'è punto nel tornare indietro. Immagino tornerò a casa. E lasci lì tutto. Ma aspetta, non dimentico niente di importante? Vediamo, cos'era? Sì, ti dimentichi Mayuri? Dannazione, ho lasciato Mayuri dietro. Liability, credo sia problema. Liability. Credo sia una. Sapevo che fosse una responsabilità. Uno svantaggio, un. Va bene, una condizione di svantaggio. Era un peso, tipo. Non avrei dovuto portarla qui. Non avrei dovuto portarla qui. Cercavo di mettere in priorità la sua sicurezza, ma ero poco attento. Ma tutto Rugurla infatti si è dimenticata. Ho provato a chiamarla. Sì, a posto. Allora posso chiederle di incontrarci qui. Con questo pensiero è per telefono. E suona appena lo tiro fuori. Bella musichetta, sa di un villaggio in un RPG vecchio stile. Un'email? Che mail? Strana, SGE chiocciola. Mi è arrivata. È di oggi. Non so che ore sono, però. Non è una mail regolare. C'è un video assieme a quello. Ed è da un indirizzo sconosciuto. Apro il file con un po' di trepidazione. Non c'è niente. È uno scherzo? O fu una. Per un attacco stile Makise Kurisu. Forse il rumore è una sorta di frequenza che fa impazzire le persone. No, aspetta, non ricordo averle dato il mio indirizzo mail, quindi forse sto esagerando. Sì, da inizio gioco che stai esagerando. Mi maledico per essere così stupido da eseguire il video. Ho altri problemi comunque. Fa da solo. Non sto facendo niente. Ah, altre persone. Daru, Faris, Phonewave e Lukaku, che non so chi siano. Fermo il video e chiamo il telefono di Mayuri. Dannazione Mayuri, perché non rispondi? Sembra che devo tornare alla sala dell'assemblea. Ma le cose potrebbero incasinarsi se trovo di nuovo Makise Kurisu. Aspetta, non dirmi! Quella donna ha rapito Mayuri! No, tranquillo, stupido complottista! Dannazione! È opera dell'organizzazione! Andarsene senza Mayuri non è un'opzione. Chiamami suo overprotettivo, ma è come una sorellina per me. E c'è un vero pericolo. E c'è un'alta probabilità che. Ed è molto probabile che se ne sia andata al momento in cui l'ho lasciata fuori dalla mia vista. Ma Yuri è sempre così. Non so mai se sarà lì quando mi giro a guardare. In un modo è come sono diventato Howin Kyuma. Devo andare a cercarla. Il pensiero per arrampicarmi all'ottavo piano è deprimente, ma non ho scelta. Lukaku, il giocatore di calcio? Non so chi sia. Non seguo calcio. Tornando alla sala dell'assemblea, il dottor Nakabachi ha già finito con la conferenza. Nessuno è sullo stage. E l'inventore fasullo se n'è già andato. I 20 spettatori se ne stanno già andando. Trovo subito Mayuri. È nell'angolino. Sembra persa. Almeno non è rapita. Anche meglio, non vedo Makise. Ma come ancora meglio? Non puoi dire. Ah. Anzi, peggio. È brutto quando non c'è in giro. Non vedo Makise Kurisu da nessuna parte. Sembra che l'ho spaventata. E così sia. La lascerò andare questa volta. Tengo i miei occhi aperti mentre mi avvicino da Mayuri.
Ma Yuri, perché non te ne sei andata? Ce ne stiamo andando. Oh, carino, il mio Upa metallico è scappato. Come è scappato? È uno stupido giocattolo. Guarda verso di me con un'espressione triste. Scappato? Aspetta, è vivo? È un po' difficile da credere. Penso che mi è caduto. Ok, allora lo stava cercando. Non che importi. Dimenticane. Puoi sempre prendere un altro. Impossibile. Gli Upa metallici si vendono fino a 10.000 yen online, sai? Cosa? Quel giocattolino vale così tanto? Penso, Mayuri, dove l'hai perso? Mi piace come hai cambiato da... Lascia stare il giocattolo, andiamo. Ma vale i soldi. Dove l'hai messo? Dove è finito? Non lo so, è per questo che lo cerco. Anche se lo troviamo non puoi venderlo, ok? Quei 10.000 yen fonderanno la... finanzieranno la mia ricerca. Ho detto che non puoi venderlo. C'è anche il nome... Il mio nome è sopra. Il nome Mayushi Stellina. E così comincia la nostra ricerca del Upa metallico. Ecco qua. Tutturu, Upa, vieni fuori. Dove sei? 80 euro, cavolo, per un giocattolino. Dopo aver speso 80 centesimi. 100 volte Stonks. Ma io riprovo a chiamare il suo nome. Non so se si aspetta davvero una risposta. Comunque il tutturu è la catchphrase di Mayuri. Voglio dire, non gli ho mai chiesto cosa vuol dire. Ma comunque, l'Upa metallico non è da nessuna parte. Forse non l'ha perso qui. Al settimo piano, forse. Vicino alla macchinetta dei giocattoli. Un'altra possibilità è che qualcuno gliel'abbia rubato. Immagino il ghigno della persona che mi fa brillare di invidia. Vabbè, brillare di invidia, come sempre, perdonate le mie traduzioni frettolose. Che razza di uomo ruba un giocattolo di una ragazzina indifesa? Non c'è niente nel suo cuore se non la voglia di soldi. Suoni come... Sembra che stai parlando di te, Ocarin. Wow, non mi aspettavo questo da Mayuri. Non penso che sia il suono di qualcuno che abbia trovato un giocattolino d'argento. Cos'era? Era un urlo? Penso di sì. Solo il presentatore e poche altre persone sono rimaste nella sala. Inclusi Mayuri e io. Meno di metà dell'audience resta. Tutti quanti si guardano in maniera ansiosa. Spaventati dall'urlo. Burn, sì. Non posso... Neanch'io posso sopprimere un brivido. Prima l'esplosione sul soffitto. Ora, cosa accade qui? Mayuri mi stringe la mano. Stai qui, Mayuri. Faccio un respiro profondo e mi preparo e vado nella direzione dell'urlo. Gli echo mi portano lungo un corridoio... vuoto e oscuro, dello stesso piano. Sono sicuro che è venuto da quell'angolo. Mi abbasso e giro l'angolo lentamente, tenendo i miei occhi e orecchie aperti per ogni segno di pericolo. E poi, alla fine della strada, l'ho visto. C'è qualcosa per terra. No, qualcuno. Che non si muove. Chi era? Oh no. È Maki che è morta. Non può essere. Ma non può morire subito, l'ho appena vista. Dun, 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 dun. A body has been discovered. Cosa? Makise Kurisu. La sua faccia è girata, ma so che è lei. La ragazza genio impertinente che ho appena combattuto 10 minuti fa. E ora testa in giù. In una pozza di sangue rosso. È morta. No. Ma perché?
All'improvviso capisco che sto tremando. Voglio correre, correre via. Non sarei dovuto venire. Non va bene. Qualcuno ha ucciso Makise Kurisu. Non c'è altra spiegazione. Chi farebbe tale cosa? Non c'è nessun altro qui. Mi giro in shock. Altri uomini mi hanno seguito. Spero che non pensino che sia io. Magari l'impostore era ucciso, è entrato in una vente di sotte e ora sta fingendo di fare una tasca da qualche altra parte. E ogni altra persona ha una faccia pallida. Devono aver visto il corpo. Chiamate la polizia! Un uomo urla nel panico. E questo tutti quanti urlano e corrono via. Li seguo ovviamente. Non c'è motivo per stare qui. La mia preoccupazione per Makise è superata dal mio istinto di scappare. Quando torno alla sala assemblea, Mayuri mi aspetta con lacrime negli occhi. Cosa accade, Ocarin? Ce ne andiamo! Prendo la mano di Mayuri e corro. L'ascensore ovviamente no, perché è controllato dall'organizzazione. Oh, che scusa hai. Vabbè, forse altre persone ora usano l'ascensore. Corro giù per le scale, provando a togliere l'immagine del cadavere di Kurisu dalla mia testa. Ma non posso. Il rosso del suo sangue è bruciato nella mia mente, più della vista del suo corpo. È la prima volta che vedo un cadavere. E così, quando ho capito che era morta, sentivo il terrore e nausea. Ma è tutto quello che sentivo, paura e disgusto. Non dovrei sentire qualcos'altro? Immagino che non la conoscevo così bene. Finalmente mi fermo ed esco dalla strada principale. Chuodori. Sento anche la polizia. Chuodori. Parola usata come suffisso indicando street. Ah, tipo invece di Onichan, che dove il chan è, non so perché è proprio Onichan, ma vabbè, ovvi motivi. Dove il chan sta per il fratello, Chuodori è la street. Quindi se fosse una strada sarebbe, se fosse un fratello sarebbe Onichan. Mentre qui è... Se fosse un fratello sarebbe Chuo-chan. Qui invece la strada è quindi Chuodori. Se fosse una strada sarebbe Waldorf-dori. Ecco. Il mio petto batte forte. Il mio respiro è affannoso dal correre giù per le scale. Ehi, cosa è successo? Sembri molto pallido. Ma Yuri non sembra comprendere la situazione. Immagina perché non ha visto il cadavere. Non respira neanche in maniera pesante. Sembra lenta, ma in verità è molto veloce con i suoi piedi. Qualcuno è morto. Faccio molti respiri profondi. Il colore di quel cadavere è ancora nel mio cervello. Ma mi sono calmato un po'. Makise Kurisu è morta. E non so chi è il killer. Spero che diventi tipo Danganronpa con un processo, ma ne dubito fortemente per qualche motivo. Sento sirene in distanza. Immagino che l'ambulanza sarà qui veloce a breve. Dammi tutti un secondo. Salverei. Allora la polizia arriverà e quest'area diventerà una scena del crimine. Ma per ora la folla non ha ancora idea di cosa sia successo. Tutti quanti fanno il loro business come sempre. Per la loro interminabile ricerca di elettronica, Moe e porno. Prego. Moe. Vabbè, sappiamo che vuol dire, no? Personaggi che sono carini. Include cose come occhiali, immagino, i punti, non ricordo neanche come si chiamano i puntini. Prima F4, sì, F4, ma non alt F4. Attenzione. Anche si riferisce alla cultura di
cultura di intrattenimento centrata su personaggi che possiedono certi tratti. Pronunciata Moe. Tipo. Non lo so. Moe. Vabbè, sappiamo bene. Moe, appunto. Un classico giorno da Akihabara. Tiro fuori il telefono, forse di riflesso. Non so cosa volevo farci. Oh, so, il mio amico Daru. Gli dirò cosa è successo, visto che sa riguardo Makise. Immagino che sarebbe irrispettoso la vittima. Ma la mia adrenalina sta salendo, non posso fare decisioni calme dopo aver testimoniato qualcosa in prima persona. Sono così che sono gli umani, dopo tutto. Non siamo speciali come pensiamo di essere. Alla fine del giorno, non siamo niente se non carne sporca e slime esca. È uno strani, ma. Qui non so. Non che sia importante, dai. È così che sono gli umani. Mentre ho ancora un po' di angst, penso angst, angoscia, vero? Scrivo nel mio telefono. Trouble, solo trouble. Qualcuno ha pugnalato Makise Kurisu. Così via mail. Sembrava male. Spero stia bene. Come spero stia bene? Non so chi. Qualcuno ha pugnalato Makise Kurisu. Non so chi. Sembrava molto male. Spero stia ok. Non è ok. Non so se è stata pugnalata. Ma sembrava come la spiegazione più logica, dato il sangue e la mancanza di un foro di proiettile. O il suono di uno sparo. Ma dai, cosa dai? Il fatto che scrivo una mail. Sapevo come tradurla. Non ho avuto voglia, ecco. D'altra parte, non ho scritto che era morta, anche se ne sono abbastanza sicuro. Non posso neanche spiegare perché non l'ho fatto. Se avessi da ipotizzare, penso che scriverlo lo renderebbe definitivo. Mi farebbe anche sentire colpevole. Il pensiero mi dà un sorrisetto sulla faccia. Non è che sono quello che l'ha uccisa. Perché mi dovrei sentire colpevole? Ho visto qualcuno morire vicino e pochi minuti dopo sto sorridendo. Sono davvero così crudele e freddo? Beh, sono un scienziato pazzo, il che mi sta a pennello. Finisco di scrivere e metto il mio dito sul pulsante invia. Qual è il pulsante invia? Forse la me. Questo qui? Boh. E allora, premo giù. Perché c'è lo zoom sul mandare mail? Ok, qualcosa sta accadendo. Cos'è? Mail magiche? Cos'è? Aspetta, guarda in giro. Sono andati. Pausa estiva. Mezzogiorno. La città più affollata della città. Ehi, stazione Taito! Taito! Era quello che hanno fatto in Space Invaders, vero? Una casa produttrice. Vecchia, però. Proprio ora. Migliaia di pedoni sono spariti nell'aria. È un sogno? Sto allucinando? Non lo so. Ma sono andati. Sono spariti. Sono pietrificato, senza parole, e da solo in questa via deserta. Mandare un messaggio? No, una mail. Magari l'altro amico è. Boh, in verità neanche le mail. Al giorno d'oggi si fa con WhatsApp o Telegram, Discord. I messaggi ormai sono vecchiotti, no? Quindi magari il suo amico, visto che è sul computer, non ha il telefono, vede le mail. Non lo so. Disperato da trovare qualcuno? Guardo su. E allora, in cima a Radican, c'è quella macchina? Che sbuca dall'ottavo piano, dove siamo appena stati. È un satellite schiantato. Eppure abbiamo visto che era c'era un satellite in cima, ma era atterrato tranquillo. Molto strano. Oh, riparte l'intro. Però è tipo
tipo un anime che il primo episodio ha 20 minuti di intro e poi parte l'intro a fine episodio, come per dire, e questo era il gioco. Penso di sì. Steins Gate. Schifo perché abbiamo già visto, mi spiace. Capitolo 1. La paranoia del viaggio del tempo. Puoi vederci? Perché non rispondi? Ti faccio una domanda. Sei tu dall'altra parte del monitor. Non c'è nessuno qui. Il tuo silenzio rafforza solamente la mia ipotesi. Immagino che dalla tua prospettiva sembra che siamo noi dentro il monitor. Ma è lì che hai torto. Sei tu quello che è dentro. La tua realtà non è niente che menzogne e ombra. Naturalmente, include anche te. No, io sono vero! Non è vero! Anche voi, in effetti, mi vedete dentro uno schermo. Magari Valdor non esiste. Magari sono finto. Magari sono solamente un programma digitale mega elaborato che non esiste. Nuova teoria. Valdor non esiste. Ok, no, dai, scherzo, esisto. Ma non avete prove. La vera realtà è da questa parte dello schermo. Non mi credi? Non ti do colpe. Pochi sono quelli che possono sopportare la verità. Ma non importa. Parlare in termini semplici. Abbastanza per te, per capire. Questo è il laboratorio del... È il laboratorio Gadget Futuro, localizzato nel distretto Akihabara di Tokyo. Lo chiamiamo semplicemente il laboratorio. Il nostro scopo è frantumare il sistema e pulire il mondo. Far cadere il mondo nel caos. Cos'è il sistema? Il sistema è il mezzo per attraverso cui l'organizzazione, che non so ancora se esiste di nuovo, magari è complottista questo qui, mantiene la sua mano sull'umanità. Il suo scopo è fuori dalla nostra comprensione, ma è abbastanza dire che il sistema dà all'organizzazione influenza sul governo, religione, media, cultura e scienza, è tutto quanto. Molte persone non sanno neanche che le vite sono controllate dal sistema, è un Matrix. È così profondamente nella nostra società che la civiltà non funzionerebbe senza di esso. Distruggere il sistema, quindi, manderebbe il mondo nel caos. Boh, per me neanche esiste, se lo sta inventando. Ma se ti ho visto ieri... In che senso? In uno streaming? Nello streaming è mica nella vita reale. Speriamo. Che sarebbe inquietante. Hai altri tip? No, non ho altri tip. Che quando leggo uno mi dice new, ma appena chiudo me lo aggiorna. Vedo subito quando appare un tip, lo vedo. Il gioco dice quando appaiono tip, quindi non dovrei perdermene. Davvero, non dovresti dire brutte cose, Ocarin? Zitta, sono un scienziato pazzo, ricorda. Dalla stazione vai giù verso Chudori fino alla stazione Sueshirocho. Vabbè, dico veloce. Poi vai a sinistra verso Kuramabashidori. Nella via prima del semaforo troverai la struttura Oyama. Il laboratorio è al secondo piano. Ah, e come trovo voi? Al primo piano c'è un negozio di brutta reputazione chiamato Brown Tube. Non puoi non vederlo. Si occupa esclusivamente di monitor CRT. Puoi immaginare. Anche nel cuore della città elettrica di Akihabara, la richiesta di CRT è praticamente inesistente. Ma è proprietario di quel negozio, Tenyoji. Ah, è tipo... Non è Tenyoji di Zerescape, ma Tenyoji. È anche proprietario della struttura. È per questo che può permettersi di mantenere quel stupido negozio di nicchia.
mentre il valore dell'appartamento continua a salire. Sembra un rough, difficile, raw, un tipo ruvido, ma no, non è paragone per il mio carisma. Ora l'intero secondo piano è mio, pagando quasi niente. Chissà se ci hanno provato i tokiesi, sicuro, ma per me non esiste. O forse un appartamento normale. Ma digredisco. Il laboratorio Gadget Futuro sta sperimentando. Sta attualmente avendo una mancanza di staff. Diamo benvenuto a scienziati dedicati da tutti i campi. Attualmente le nostre ricerche sono. Ah, carino, carino, devi dire meme del laboratorio, non ricerche. I nostri. Membri, non meme, ok. I nostri lab. Membri laboratorio, sono tre. Io sono il fondatore del laboratorio Gadget Futuri. Membro numero 001. L'insano scienziato pazzo, Howwin Kyuma. Oh, carino, è più carino, però. Poi abbiamo il nostro cosplayer e unico membro femmina. Lab Mem numero 002, Shina Mayuri. È una cosplayer, non me l'aspettavo. Vabbè, cosplayer, sappiamo cosa. Aspetta, vuol dire costume play, non lo sapevo. Non lo sapevo. Cosa si impara oggi? Vuol dire costume player, Figo! Figo! Non lo sapevo! Ecco, vedi, qui diceva new, ma appena chiudo non è più new. Perché è quello che ho appena letto. Chiamami Mayushi! Adoro fare costumi più di vestirli. Vuole fare un sorso per ogni volta che dice tutturu, ma ho finito l'acqua. E infine abbiamo il nostro Super Haka, membro numero 003, Ashida Itaru. Ed eccolo qui, questo è nuovo. Itaru. Smetti di chiamarmi così. Sono un super hacker. Da. Non so come si dice da in italiano, non si può, penso. Qui al laboratorio Gadget Futuri ci volviamo all'arte dell'invenzione. Per dettagli, guarda il sito del nostro laboratorio. La nostra priorità, ovviamente, è fare armi per la guerra contro il dominio oscuro. Ma che la ricerca. Di cui la ricerca ha spawnato un numero di invenzioni offshoot. Offshoot. Propaggine. Germoglio derivati. Ah, tutte le nostre ricerche hanno creato un vari numero di invenzioni. Derivate. Infatti sono tutte derivate. Un attimo, è vero. Manca il super HK. Dimenticavo. Un hacker molto bravo. Almeno qualcuno che dice di esserlo. La minaccia a mio amico è. Mio amico è un hacker, quindi può trovare chi sei. Spesso appare durante frasi sull'internet. Le persone prendono in giro questo hacker inesistente come HK. HK. È un hacker molto swag. Si chiama. Hakab. Il nostro arsenale di gadget futuri è arrivato a 8 ed è solo l'inizio. Ci sono ancora 108 invenzioni da creare. Come in quel manga di tennis, vero? Capisco. No! È il numero di desideri dei mortali, tu. Junkie, credo sia già. Channel Junkie, che vuol dire? Channel. La Channel non esiste. La è più famosa message board online. Tipo Reddit? Tipo Reddit, penso. Va bene, tu Channel Junkie, non so come vuol dire, nerd. Un semplice nerd, penso. Io pensavo che non mi interrompessi quando parlavo.
Sì, non voglio interromperti a parlare con te stesso. Non sto parlando con me stesso, vedi? Sto parlando alla persona dietro il monitor. Ehi, hai appena ghignato? Cosa stai sogghignando? Dannazione! Nemmeno esisti dietro que... fuori da quel monitor. Semplicemente dirci... non guardarmi. Sull'internet è una scritta non... una regola non scritta... che chiunque vedi un'immagine di qualcuno che guarda... c'è una regola non scritta che... quando una, vedi un'immagine di qualcuno, qualcosa, guardare verso la telecamera. Ah, vero? a volte lo sentite, vero? Quando, tipo, lui mi guarda, dover dire... ehi, non guardarmi! Oppure io che vi osservo, ad esempio. Magari dovreste dire qualcosa tipo... non guardarmi, credo. Non saprei. Tipo... ah, non c'è la webcam? Ok, niente, un secondo, aspetta, no, devo farlo questo. Dov'è? Aha! Ok, no, forse deve essere molto meno inquietante. Molto meno... boom, esplosioni, ops! Doveva essere molto meno inquietante, in effetti. Già anche spazzatura, sì, ma mi pare più un insulto amichevole quello. Non penso funzioni. Sì, osservami tutto, eh? Sembra che i nostri tentativi di comunicazione sono falliti. È triste vedere qualcuno così profondamente in negazione della realtà. Forse pensa che sia meglio un gioco? Dubito che abbiano anche solo pensato. Ma non sono così le tue ragazze 2D? È diverso. Quelle ragazze sono le mie mogli. Ma cosa? Vabbè, sì, sappiamo già cosa sono le 2D girl. Ovviamente. Ho nessun importo nel tuo harem. Ma Mayushi ha aperto un tema molto interessante, sai? E se siamo solamente personaggi in un gioco? Come lo facciamo a sapere? No. Forza! Queste domande non hanno senso. Il nostro tempo è meglio speso a pensare modi per distruggere il sistema. Buon Chunibyu, bro. Che cavolo è Chunibyu? Letteralmente, sindrome di 8 anni. Riferito a un... principalmente ai maschi. Ah, ho già sentito forse. Caratterizzato dall'attitudine di... cinismo, nihilismo, delusione di potere, di superiorità. È tipo quando la sindrome delle elementari, l'ho sentita chiamare in qualche anime, tipo uno che dice ho il potere di ho superpoteri, ma non è vero. Tipo quando alle elementari tutti fanno i giochi per fingersi supereroi. Io sono Superman, io sono Batman, io sono Amtaro. E che? No, ok. Le persone che fanno questi sintomi credono di essere fighe, ma molti osservatori la trovano patetico. Ok. Oppure, dei maschi che spesso... Ah, ok. Oppure è un cliché dove i protagonisti maschi di 10 anni o teenager hanno poteri e superpower. Ok. Va bene. Oh, carino, è un esempio. Ok. Buono sapersi. Capura, non farlo mai più. Ok, scusa. Mi allontano dal monitor. E quello cos'è? Sullo schermo c'era un bruttarino alpaca man. Che cavolo? Alpaca. Vabbè, sappiamo cos'è un alpaca, vero? C'è anche Minecraft. No, quello è un lama. Ok. Ho già visto uno di quei. Ho già visto un alpaca brutta. Non c'era? Alpaca Man. Tipo c'era un gioco di.
Ok, questo esiste, non volevo vederlo. Questo esiste, non volevo vederlo. È un gioco chiamato Alpaca Man 2, dove parli con Alpaca Man via attraverso il microfono e lo guardi reagire. Il gioco è esploso in popolarità quando è rilasciato 10 anni fa. Ma personalmente trovo la parte brutta di Bruttarino essere vera. L'ho comprato ieri. 500 yen usati. Microfono e cuffie inclusi. Mi giro verso Daru con uno sguardo minaccioso. Lui è Daru, ok. Zitto, H. Non sono un chunibu paziente. Butto indietro i capelli con uno sguardo malefico. Sono Houin Kyuma. È il nome del tuo personaggio, vero? Oh, Daru. Le tue skill di comunicazione sono oltre ogni rimedio. Sai che io vado a molti incontri offline e sono sempre il cuore del party. Immagino, sì, dove i membri di una comunità internet si incontrano in vita vera. Chi è questo? Cos'è? È un alpaca man. Non ne parliamone, grazie. Vorrei giusto vedere se l'audio... Oh, mi è saltato lo stream, un secondo. Solo su Twitch, non su... lo stream vero e proprio. Per vedere se mi andava l'audio. 4 euro. Ben 4 euro per... 4 euro per quello schifo. Non è un lama, è un alpaca. Questo grosso... Bespectatel. Con gli occhialuto. È mio fratello. Cos'è Brother in Arms? È fratello e basta? In Arms. Cosa cavolo è? Fratello d'armi? Cosa? Ah, ok, fratello d'armi, quindi non è suo fratello. È un modo di dire. Hashida Itaru, nickname Daru. Tipo la musica, no? Daru Sandstorm. È un otaku hardcore. Vabbè, sappiamo cosa vuol dire otaku, dai. E puoi sempre trovarlo davanti al computer. A giocare ai giochi e a guardare anime. Ha moglie 2D. Con Queen... tradisce con Maid 3D. Non concordo con le sue preferenze, ma per lui tutto quanto va bene finché è moe. È un partner molto abile, che porta molte idee in tavola. Nonostante... insista che il software è il suo forte. È bravo anche con l'hardware. Oh, l'agro punta il mio dito. Di qui invece, mentre si medica il suo dito, abbiamo Shina Mayuri, una sedicenne. Una sedicenne che va al superiore. A 16 anni si va alle superiori. Ok, allora sono superiori. Se non puoi crederci. La conosco fin da quando eravamo piccoli. E anche un otaku. Non a livello di Daru, però. Questa ragazza è in carico della divisione costumi dell'ufficio. E oggi lavora su costumi alla sua solita routine. Alla sua solita velocità. E perché il laboratorio gadget futuri richiede costumi per donne? Non li richiede. La verità è che Mayuri è completamente inutile. Però non c'è modo che la butti fuori. Dopotutto, è la prima a unirsi al nostro laboratorio gadget futuri. Ricordo ancora il giorno in cui Mayuri è entrata qui. Era primavera. Gli ha detto... Tutturu! Mayushi! È lo stagio di Ocarin! Appartengo qui! Mai caffè giapponesi. O i tsundere caffè. Vero che esistono i tsundere caffè? Dove li trovo? Beh, sicuramente era criptico. Ma la sua offerta era la mia salvezza. È la prima a unirsi alla mia fantastica quest. Mi ha salvato da una vita solitaria. Durante il combattimento contro l'organizzazione. Non dimenticherò mai la sua gentilezza. Non deve essere utile. Il suo essere qui è abbastanza. È una mascotte, tipo.
Quindi, Alpacaman ha detto niente? No, niente. Il faccio è bruttissimo, davvero. L'alpaca della faccia umana nel monitor era completamente irresponsivo. Così responsivo che potresti pensare il gioco fosse buggato. Bacci! Non... Se ci fosse qua vicino uno! Beh, immagino in maniera delicata, no? Beh, almeno non mi pestano! No! Non giocherò mai più a questo gioco noioso. Dannati alpaca antisociali! Mai dico il suo nome e do un colpo alla TV. Appena lo faccio, la TV fa un suono. E poi lo schermo si chiude. Cambio canale, niente. Guardo il cavo, niente. Colpisco di nuovo, niente. Immagino che è rotto, dannazione. Questa TV... on lease, in prestito. Lease. Ah, è in affitto, è in prestito dal negozio di sotto. Forse è semplicemente vecchio. Hai fatto arrabbiare Mr. Alpaca! Dannazione, devo farlo riparare più tardi. Mi giro la TV e mi siedo sulla poltrona. Sono stufo dall'umidità delle estati giapponesi. Guardo alla macchia sul soffitto. Mentre mi faccio aria. Chiudo gli occhi. È quello che naturalmente avviene alla mia testa è quella scena impossibile che ho visto un'ora fa. Sono spariti. Quando ho lasciato Radikan, la struttura, tutti quanti sono spariti davanti ai miei occhi. Non potevo spiegarlo. Non ero semplicemente l'unico sulla strada. Anche nei negozi, spariti. I ristoranti, spariti. Anche le macchine, sparite. Ed è successo in un battito di ciglia. All'improvviso, una città vuota sparisce davanti a me. No, si riempie davanti a me. Posso ancora sentire la musica dei negozi, ma quelle melodie erano gli unici segni di vita rimasti. Il calore si alzava dall'asfalto in onde. Ma sentivo un brivido lungo la schiena. Stetti lì, senza fiato, finché... Che c'è che non va? La voce di Mayuri mi ha portato alla realtà. Mayuri non è scomparsa. Era qui. Con occhi incuriositi. Quanti sono scomparsi di adesso, vero? L'hai visto, vero? Tutti quanti, davanti ai nostri occhi. Il panico ha preso il sopravvento di fronte a questa follia che è appena accaduta. Non in grado di controllarmi, ho preso Mayuri e l'ha scossi. Hai visto Mayuri? L'hai visto, vero? La sta scuotendo. La testa di Mayuri va avanti e indietro dal mio scuoterla. No, non ho visto né niente. Non hai visto? Ho smesso di scuoterla e la guardo dritta negli occhi. Mi ritorno lo sguardo. Non hai visto niente? Niente di niente. C'era una persona qui un secondo fa, vero? C'erano? Tutte le persone nei negozi sono andati. È impossibile sotto ogni forma, sotto ogni punto di vista. Si è attivata l'esplosione. Boom. Ovviamente c'erano. La risposta non ha senso. Occhi strani. Beh, lo stile grafico è particolare qui. Era così quando sono arrivata. Oh, lo so. Stiamo impazzendo, vero? Sono sicuro che a causa del caldo. Come può ridere in momenti come questo? Ho sempre pensato che fosse un po' strana, ma forse davvero il suo cervello è un po' rotto. Ho capito che non poteva aiutarmi. Da nessuna parte dove andare, guardai verso il cielo.
non c'era una nuvola in vista. Il sole dell'estate passava attraverso le strutture di Akiba. Ovviamente guardai verso il soffitto, il tetto di Radikan, dove ero fin poco fa. E c'è ancora quello che è schiantato. Eccolo lì, una macchina enorme, una sorta di satellite, inserita nel soffitto della struttura. Non fin poco meno di 5 minuti prima ho trovato Makise Kurisu in una pozza di sangue. Cosa le è successo? Poco prima che chiunque sparisse, aver giurato di aver sentito una sirena. Makise potrebbe essere ancora in quel passaggio buio, freddo, insanguinato e sola. Il pensiero mi disturbò, ma la domanda che mi saltava la testa era: cosa deve dirci di fa lì quel satellite? Poco prima della presentazione del dottor Nakibari, la struttura si è scossa come se fosse esplosa una bomba. Ah, non era una bomba, forse è il satellite che si è schiantato. Ma siamo saliti sul tetto e il satellite era tranquillo lì in cima, appoggiato. Non era schiantato. La porta del soffitto era rotta. E oltre, adesso qualcuno ha messo una macchina tipo un satellite, circondato da un fumo e polvere. Quando a prima vista, il satellite era sul tetto. Ma non è quello che vedo ora. Ora è nel tetto. Il satellite ha penetrato il tetto della struttura, obliterando la stanza dove il dottor Nakibari teneva la conferenza. Deve essere caduto senza bruciare nell'atmosfera in qualche modo. So che è follia, ma quale altra spiegazione potrebbe esserci? La vera domanda è: quando è successo? Mayuri, riguardo quel satellite. Sì, che sorpresa, vero? Cosa intendi? Cos'era una sorpresa? Ha fatto un grande suono Kaplow! Un grande Kaplow. Sicuramente ha fatto un suono. Ma non penso che era Kaplow. L'ha spostato. Come? E chi? E perché? Non capisco ancora come. Dire più riguardo. Zoom. Questo satellite è caduto dal cielo? L'ha fatto? Pensi che c'erano alieni a bordo? Sto impazzendo? Quello che ho visto non corrisponde con quello che Mayuri sta dicendo. All'improvviso niente sembra reale. Me lo sto sognando? Voi due. E allora un poliziotto corso da noi. Cosa pensi fai qui? Quest'area off limits. Devi andartene. Ah, la zona è vuota? Perché c'era un omicidio e la polizia ha mandato via le persone. Però per qualche motivo loro sono rimasti qui. Sono rimasti bloccati nel tempo per un'ora. Non lo so, perché sono usciti subito. Eppure la polizia dovrebbe averli mandati via. Quindi per qualche motivo hanno perso un'ora di vita. Hanno perso un'ora e sono usciti un'ora più tardi. Allora perché quello si è schiantato lì e non era già appoggiato? Ci spiace? Ti chiamo ufficiale A. Ho una domanda. Ufficiale A? Si chiama così. Centinaia di persone sono sparite. L'hai visto anche lei, vero? Di cosa parli? Vattene. Ero veloce a perdere confidenza sulle mie memorie. Ho deciso di dirgli riguardo Makise Kurisu e andare a chiedergli di chiamare un'ambulanza prima che potessi. Guarda, non ho tempo per le tue follie. Il poliziotto mi ha preso per il braccio e ha detto: nessuno è stato pugnalato a Radikan. Come? Come può dirlo con tale certezza? Mentre cerco ancora di capire, il poliziotto ci ha mandato via. Molto forzatamente. Siamo stati scortati a UPX e rilasciati. UPX. Un ufficio di Akibara, che non esiste, ma nel gioco sì. C'era una persona all'ufficio, come sempre.
C'erano più persone del solito. La polizia era... Il posto era pieno. E come ha detto l'ufficiale A, Chuodori è stato bloccato dalla polizia, quindi nessuno poteva entrare. Non c'è niente che potevamo fare, quindi siamo tornati al laboratorio. Ah, ok, è tipo un flashback cosa è successo fino adesso. Il che ci porta al presente. Sono stupito. L'intera ora prima... l'intera ora dall'inizio della presentazione in Akibari è davvero successa? Guardai online per le news. Internet sta parlando della macchina misteriosa che si è schiantata sul Radican. Tutte le maggiori stazioni di Tokyo, anche TOTV, stanno parlando di esso. TOTV. Un attimo, vabbè, non che sia importante. Per fortuna non sembra che nessuno sia ferito, ma Chuodori è ancora chiuso. La stazione Akihabara è piena di reporter e da persone curiose. Nessuno ha detto niente riguardo la sparizione di centinaia di persone dalla strada di Akiba, non senza nemmeno dell'omicidio di Makisa Kurisu. Tutto un mistero. Un mistero? Vedo, allora è così! Dal divano mi alzo sui piedi, con un ghigno sulla faccia. Daru e Mayuri si girano ad osservare. Questa è tutta una copertura dell'organizzazione! La loro influenza ha corrotto la legge locale, il che vuol dire che l'intero governo è sotto l'intero controllo! Oh cielo! Ma mi sottovalutano, perché non mi fregano così facilmente. Un giorno esporrò i loro inganni e porrò fine al loro regno! No, in verità è che è successo qualcos'altro di poco naturale. Arrivando a questa conclusione, prendo una bottiglia celebratoria di Dr. P, la mia soda preferita, dal frigo. A proposito, ho già finito l'acqua e parlare con così tante e con così voci... mi stanco un po'. E mi secca la gola. Il laboratorio non ha aria condizionata. Quindi... bibite fredde sono essenziali. Ah, esseri intellettuali. Una bibita degna di un genio. Coca-Cola è meglio. Ocarin davvero adora la sua Dr. P. Proprietà per l'uomo che non conosce la grandezza della sua bevanda. Di questa bevanda. Oh, piano. Questo gioco è molto lento. Ma non è ancora arrivato al cuore del gioco. Voglio vedere come è il gioco. Perché ora è un'intro lenta. Con un po' di mistero, ma basta. Dottor Pepper. Dottor Pepsi. È una soda, in un certo modo. No, la soda... No. La soda è un'altra cosa. Vabbè. Oh, piano. Cavolo, è stancante. tradurre e doppiare tutto quanto. Non doppiare come persone esperte, ma comunque. Quindi fatemi fare qualche respiro. Ci siamo, pardon. Passando attraverso la tenda che divide il centro, entrerai nel cuore del laboratorio Gadget Futuri, la stanza sviluppo. Come implica il nome, la stanza dove facciamo gadget. Inutile a dire, è off limits per gli esterni. So che il setup è economico. Preferirei molto avere una porta chiusa a chiave che una tenda, ma il nostro budget non ce lo permette. Inoltre l'importante non sono i soldi, ma l'ambizione. Dottor Pepper esiste. Esiste. Ah, quindi Dottor P è una reference. Quindi ho l'ho detto il nome. Non dice il nome. Do un colpettino a Daru e gli dico di seguirmi nella stanza sviluppo.
tutte le windows, tutte le finestre sono bloccate. Così è buio. È caldo come una sauna. Volevo un condizionatore per il laboratorio, ma non ci sono soldi. Accettiamo donazioni attualmente. Ah, vedo, esiste. Mai sentito in verità? Forse? Boh. Dopo essere entrato prendo la tuta da laboratorio. Metto sempre la tuta da laboratorio nella stanza sviluppo. Per ragioni pratiche e anche per simboliche. Daru però rifiuta di indossarla. Mettere e toglierla apparentemente è troppo scomodo per lui. Non farebbe una cosa che non gli interessa. Sono uomini come lui che danno alla nostra generazione un cattivo nome. Quanti anni ha Garu? No, com'era? Il nome è? Daru? Daru, era Daru. Quanti anni ha? Sembra un po' più grande. Vabbè, più o meno quest'età, un po' di più. 22 anni, tiro a caso. Il suo camice, comprato dai miei soldi, oserei aggiungere, è sullo scaffale. Non è mai stato indossato e non lo sarà mai. Daru, il piano va avanti senza intoppi? Che piano? Faccio un sospiro e attiro la sua attenzione sul tavolo in mezzo alla stanza. Lì che si siede magisticamente è un forno microonde. È molto più largo dei modelli nuovi. Beh, sappiamo cosa è vero. La bombarda di onde. Aspetta, anche prima ci bombardavano. Fermi tutti. Forse è importante che scalda il cibo bombardandolo di microonde. Chiamato inizialmente radar range. Ok. Elettre onde magnetiche di frequenza di 2.45 GHz. Questa sequenza è conosciuta come ISM band, che è usata anche per cavi LAN. Consuma attorno a questi watt. Però è importante che microwave era già accennato prima. Dove però? Ecco qua. Onde elettromagnetiche. Che sono diverse dalle onde, dalle microonde. Ma magari c'entra qualcosa? No. Ok, onde elettromagnetiche sono divise in frequenze. La luce infrarossa, luce visibile, ultravioletto, raggi X e gamma. No. Ok, è un po'. Questo è più sul lato visivo. Questo invece è sul lato. Non so bene niente di onde, in verità. Ciao Darkred, benvenuto! Siamo su Stainsgate! A vedere come funzionano le microonde! Yeah! Benvenuto! Il piano, come nel piano ovviamente, parlo del gadget per... del perfezionare il gadget numero 8. Oh, quello. Posso capire cosa stai intendendo? Ci conosciamo l'un l'altro per cosa? 3 anni? Siamo andati a scuola assieme e ora andiamo alla stessa università. Condividiamo un legame inseparabile, come membri di cella. Ma è solamente un membro del laboratorio da 2 mesi. Eravamo in classi differenti alle superiori. E solitamente non ci parlavamo mai. Quindi 2 anni? Dettagli. Il punto è che ci conosciamo da molto tempo. Mi aspetto che tu capisca cosa voglia dire. Nope. Che risposta? N-O-P-E. Silenzio imbarazzante. Non è la prima che ha visto l'anime? Non lo so. Non ricordo che ne ha accennato. Io conoscevo solo il gioco di Stainsgate Zero. Non pensavo ci fosse anche quello della serie originale. No, è qui che ti sbagli. È l'anime che è fatto dal gioco. È nato prima il gioco, poi l'anime. È troppo facile fare un gioco su un anime. È molto più facile fare... In verità è più facile appunto fare l'anime dal gioco. Quindi se esiste Stainsgate Zero, deve esistere anche l'originale, se tutto parte da lì.
quello che volevo dire è che avere una di quelle conversazioni criptiche dove parliamo di piani, preparazioni e altre cose importanti che nessuno sa eccetto noi. Riprovo. Quindi siamo vicini a capire cosa non va col gadget numero 8? Non ancora. Finora il laboratorio Gadget Futuri ha completato 8 invenzioni. Wow, che pagina web un po' non curata, ecco. Benvenuto alla homepage. Top page, laboratorio, future gadget, Phoenix BBS e link. Come spiegato da Alpacaman, il goal primario del laboratorio è fare armi per la guerra contro il dominio oscuro, guidato dall'organizzazione che domina il mondo nelle tenebre. Che non esiste, che se lo sta inventando, ricordo come sempre. Finora non abbiamo completato nessuna invenzione di quel tipo. Al contrario, non abbiamo neanche capito quale dovremmo fare. Deciditi Alessio, fai Blender o fai Source Filmmaker? Lungo la strada abbiamo creato un po' di gadget futuri, come byprodotti delle nostre ricerche. È una verità fondamentale della scienza, che grandi invenzioni sono spesso create come accidenti. In altre parole, come serendipity. Prego. Serendipity. L'abilità di scoprire qualcosa di importante quando indaghi per qualcos'altro. Il forno microonde è stato scoperto attraverso serendipity? Non sapevo. Metti link su Google. È vero! Allora. Future gadget lab.us. Oh, non esiste? Non si... Oh no. Oppure è forbidden. Mi dà errore 404. Ho scritto male. Future... Non lo so, forse ho scritto... Penso di aver scritto corretto. Permetti che ti introduca i nostri gadget futuri. Gadget 1. Pistola a particelle bit. Il primo gadget. Una pistola a raggi con un controller... un telecomando dentro. Puoi cambiare i canali puntando la TV e sparando. Però supporta solamente il canale più. Nessun altro pulsante come volume sono utilizzabili. Ma è inutile! Per accendere devi premere lo switch. È inutile. Vabbè. Gadget 2. Helicam Bamboo. Una telecamera montata su un elicottero giocattolo bambù. Permettendo di registrare... È tipo un drone. Però l'immagine rotta ad alta velocità, quindi potresti... stordirti se continui a guardarla. Inutile quindi. Gadget 3. Può essere questo ora? Un detector di menzogne basato sulla respirazione. Anche se sarebbe più appropriato chiamarlo detettore di sudore, dobbiamo ammettere che è un'invenzione molto chiara. Il nome è una referenza al classico manga Juju Bizarre Adventures. Ah, Juju, quello di Xenoblade ovviamente. Se non sbaglio, in JoJo c'era uno che leccava il sudore dalla fronte per sapere se mente o meno. Chissà se funziona. Beh, Darknet, anche qui c'è la referenza a JoJo, anche se non la volevo io. Gadget 4. Mood Snake. Un super modificatore istantaneo. Cos'è? Un gavettone. Usa riscaldamento elettrico... per bollire velocemente un largo volume di acqua. Fa abbastanza fumo per riempire una stanza di 12 metri quadrati. Anche se può essere operato continuamente per un po' di secondi. Ok. Il nome è una reference a un gioco stealth. Metal Gear Solid. Vabbè. 5. Once again, I made a worthless object by Goemon. Che è creato combinando un asciugatore e un aspirapolvere. L'asciugatore è operato usando
L'aspirapolvere. Il nome è una referenza all'anime popolare Lupus. Lupin il terzo, ok. Sei, si è Loom Saber. Un bastoncino con un manico che permette a uno di tenerlo come una spada. Adesso è possibile. Ok, ispirato da Spark Wars. Chemical Glow. Cos'è Glow Stick? Quello che brilla. Barra fluorescente. Sì, quello che si fa in discoteca o alle feste, non so bene. È una spada laser. 7. Ghost in the Ball. Ghost in the Shell, immaginavo. Mai visto, però. Tirato da mettendo due monitor in una sfera. Due telecamere in una sfera. Ognuna collegata al monitor sul lato opposto della sfera. È un tentativo per fare camuffaggio. Boh, non ho capito, non importa. Mettiamoci passione in questa reference. Pure questo commento è una reference. Ah, non ho idea, mi spiace. Tutti i sette possono essere visti nel sito che ha fatto Daru. Quindi, delizi i tuoi occhi dal prodotto del genio di questo scienziato pazzo. Ho già finito l'acqua. Comunque il nostro problema è il gadget numero 8. Il Phone Wave. Nome che potrebbe cambiare. Phone Wave è... come lo posso chiamare? Microonde? Microonde? Teleonde! Teleonde! Il teleonde è un nome molto debole. Quindi aggiunto. Nome soggetto alla fine per farlo sembrare meglio. Per il record è un'idea di Mayuri, non mia. Quindi nome completo. Quando un gadget è completo, noi te discutiamo su come chiamarlo. Preferisco chiamare sulla mitologia. No, io preferisco chiamare sulla mitologia. I nomi che scegliamo sono basati... I nostri nomi hanno significati nascosti che necessitano spiegazioni aggiuntive per essere capiti. Daru pensa che chiamare in questo modo è ridicolo. Non ha semplicemente una passione per parole come me. Ma Yuri non le importa molto ricordare nomi così complicati. Dice che non stanno nella sua testa. Comunque le nostre opinioni sui gadget, sui nomi dei gadget, sono sempre divise. Non ho visto prima tre invenzioni. Vabbè, sono stupide come sempre. Non so dove siano. No, sono un po' sparse. Ma sono... C'era una referenza a JoJo, la terza, se non sbaglio. Non so come si chiama. Col DSB ora. Questo qui. Ma digredisco. Il teleonde, nome soggetto ai cambi, è in breve un... microonde controllato da remoto. Metti cibo nel microonde prima di andartene e quando torni chiami al telefono attaccato per far cominciare a scaldare. E voilà! Cibo caldo pronto appena arrivi a casa. Quindi è praticamente un pezzo di spazzatura. Pochi giorni fa però abbiamo scoperto che teleonde, nome soggetto a cambi, ha una seconda capacità non intesa. La nostra coraggiosa o forse anche... Dizzy stupida goffa Mayuri ha reso la sua routine normale cuocere un po' di pollo congelato con il telecomando, no, con via controllo remoto, sempre col telefono. Storia breve, stava scongelando il suo amato Juicy Gallina Number One. Ma sì, sarà un piatto che si compra, pollo congelato. Lo scioglieva come sempre finché non è caduto l'inaspettato. Il pollo è uscito più congelato di quando è stato messo dentro. Il microonde ha ricongelato il pollo. Da allora Daru e io abbiamo cercato il motivo. Abbiamo provato a copiare quello che ha fatto Mayushi. Ma non possiamo riprodurre il fenomeno del congelamento.
E quando abbiamo provato a congelare la banana, è uscita molto strana. Non capisco. Daru ora sembra completamente stufo dal calore e continua a farsi aria con la sua maglia. So cosa intende con molto strano. Vediamo se possiamo farlo riaccadere. Mayuri, Mayuri, porta le banane. Le trasformerai in banana di gel di nuovo? Mi sta preoccupando, Mayushi. Puoi smettere di chiamarle Banagel? Ma Banagel sono Banagel. E ci sta il nome Banagel. Prendo le banane da Mayuri e le metto nel teleonde. Nome società cambi. Perché di usare tutte quante? È uno spreco di cibo. La tua tirchiaggia ci costa la battaglia contro l'organizzazione. A me va bene. Mayushi può comprarsi le banane. E ora è Mayushi che non può mangiarle. La vedo un po' arrabbiata perché non può mangiare. Prossima volta faremo solo una banana. Ma ho già messo l'intero casco, quindi ignoro le sue lamentele di fame. Il teleonde, nome soggetto a cambi, è semplice da usare. È un microonde con un telefono collegato. Il numero è nel mio... è già salvato. Devo solo chiamarlo. Ora dove l'ho messo? Guardo nella tasca. Ora dove ho messo? Guardo nella tasca. Dove l'ho messo? Ah, devo aprire il telefono? Ah, ok, ok. Per aprirlo devi premere... Premi sulla data qui. O premi il trigger del phone. E usalo per chiamare il teleonde. Non messaggetto a cambi. Qual è il tasto? Oh, com'era help? Ah, F1. Perfetto. Qual è il trigger? Z e C. Z. Settings. Oh! Impostazioni. Preview. Percussion. Piace, questa è misteriosa. Tengo qui. Beh, cambieremo man mano che andiamo avanti nel gioco. Dai, villaggio, cos'è? Ah, è quella! Quella abbiamo sentito prima. Dicevo io che era simile a un villaggio di RPG, è giusto? Sfondo? Questo con la... Questo? Ma sì, dai. E poi... Ah, c'è anche suono per... Ah! Sono due suoni diversi, sono per le chiamate... E l'altra per le mail, capito? PS, c'è un achievement, ti dà achievement su Steam appena cambi le impostazioni, ma ho giocato un'ora di questo e le avevo già cambiate. Anche se siamo 2 ore, perché aspetto tempo a tradurre. Ok, qui telefono. Qui le mail. C'è ancora questa mail strana con il video. E poi c'è anche l'outbox. Eppure ho inviato a Daru il fatto che è morta Maki. Strano. E qui c'è internet che non posso accedere a quanto pare. Va bene, telefoniamo. Anzi, se telefono gli altri, provo a chiamare Mayuri. Oh, non posso. Va bene. Sono connesso. Ciao, questo è il teleonde. Una messaggetta a cambi. Questa è la voce di Mayushi. Il sistema che ha programmato Daru è per operare il phone wave. Il teleonde. Non mi soggetto a cambi. Hai sentito la voce di Mayushi? Sto zitta, cerco di ascoltare. Zitta, ti sto ascoltando. Puoi operare il timer da questo menu. Dopo premendo il tasto cancelletto, metti il tempo di cottura in secondi. Per esempio premi 60 per un minuto. Per 2 minuti premi 120. Mettendo il comando correttamente causerai il teleonde, nome soggetto a cambi, di funzionare come un normale microonde. Invece metteremo apposta il codice sbagliato, 120
cancelletto, il contrario. Altrimenti sarebbe cancelletto 120. Parla pure. Avrà programmato. Avrà registrato la voce di Mayuri per metterla. Non è che parla, è una voce preregistrata, immagino. Posso mettere. 120, cancelletto. Dovrebbe andare. Questo metodo era semplicemente originariamente semplice, ma a quanto pare no. Ma apparentemente fa partire il processo di congelamento. Ah, vero, perché cancelletto 120 fa partire la cottura. Ma per qualche strano motivo che non ha neanche senso, in verità, se mi fai il contrario, lo congela per 2 minuti. Teleonde, nome soggetto a cambi, torna in vita. E comincia a girare il piatto all'interno. Che piatto, eh? Gira persino al contrario. Al contrario? Non l'ho mai notato. Deve avere implicazioni serie. Se guardiamo al comportamento critico del Quantum guidato dalla mano della regola di Hund. Hund. La regola che governa la posizione di elettroni di un atomo. Gli orbitali della stessa energia sono tutti riempiti con un elettrone della stessa direzione, prima che gli altri sono riempiti con un altro. Ok, non ricordo bene, non so bene di chimica come l'altro ieri o 3 giorni fa con il RPG Maker. Sì, no. Non è la regola di Hund? No. Sì, immagino che perché Mayuri ha sbagliato a premere. E grazie a quello ha scoperto che si congela. Noi te l'aspettammo e guardiamo la banana che gira. Dopo 120 secondi, il microonde fa un suono. Mayuri tira fuori la banana. Banagelle, sono pronte! Le banane sono diventate non banana. Blob gelatinosi, ricoperte da una sottile membrana. Dopo che Mayuri ha scoperto che il teleonde, nome soggetto a cambi, ha la funzione di congelamento, abbiamo provato a congelare un po' di banane. Questo è quello che è successo. Non è che il polo lo congela di più, perché prima era ancora più congelato. Le banane però non erano congelate prima. Prima erano verdi. Quindi magari le riverte alla forma originale fino a quando non sono più banane? Non lo so. Si complica ogni volta. Daru, non ti spiace se mangiarono di queste, vero? Ovviamente non ti spiace, per la scienza. Il tuo sacrificio sarà per sempre ricordato. Sembrano molto schifose. Il gusto non importa, quello che importa è che tu le mangi. Forza, Daru, non devi essere timido. Sbrigati, rompi, è modo di dire. Rompi la gamba o lo stomaco e mangiala. No. Va bene, Mayuri, l'onore deve essere tuo. Ma Banagel sono tutte morbide, squishy, gelatinose. Aspetta, l'ha già provata? Non ha gusto e non era per niente buona. Morbide, gelatinose, morbide. Daru, cosa pensi? Morbide e squishy banana? Morbide e squishy banana? Cosa? No, 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 no. Mayushi, dici, la tua banana è tutta morbida e squishy, per me. Daru-kun, il tuo naso sta sanguinando. Ciao Michael, visto che fai Steins Gate, non potevo non venire almeno a salutare. So io sento l'audio distorto? Prego, c'è audio distorto? No, l'audio è normale, penso sia tu. Benvenuto comunque Michael, chi si vede? Ciao. Come va? È da un po' che non ti sento, cioè su Discord ma un po' ogni tanto. Quindi alla fine è tipo una calamita, ti attira Steins Gate. Ecco cosa serviva per evocare Michael. Per favore, dille basta. La tua banana è tutta morbida e... Non farglielo dire, tu pervertito!
Daro si è ritirato dopo che lo colpì con un pacchetto di fazzoletti. Ma Yuri ci guarda con uno sguardo innocente. Non ha capito, ovviamente. Comunque. Sono uno stato di materia gelatinoso semisolido. In altre parole, c'è la possibilità che i legami intermolecolari si siano indeboliti. Il che ha parzialmente liquefatto le banane. Ho capito! Mi giro alla lavagna e ho scritto congelare in mezzo. Poi faccio una X e sbatto la lavagna con la mia mano. Quello che pensavamo fosse congelare, in verità è qualcos'altro. Un'affermazione coraggiosa, se devo dire. Allora perché nessuno è sorpreso? Ora è tempo di urlare. Cosa hai detto? Forza, non siate timidi. Le loro reazioni sono pateticamente deboli. Ma Yuri forse non ha neanche capito metà di quello che ho detto. Lo sapevamo già. Oh. Il problema è che non sappiamo cosa fa o perché lo fa. Se è l'opposto del congelamento, allora non dovrebbe... Tauing. Tau. Scongelare. Non dovrebbe scongelarle? Che domanda stupida, Mayuri. Quello che descrivi è un normale microonde. Allora cos'è? Non sappiamo, è quello il problema. Ho preso ghirattino? Ha ragione, essere onesto. Non ho nessun indizio. Non ho idea. In ogni caso, non c'è niente che possiamo fare ora. È tempo che io e Daru andiamo a Daibiru. Daibiru. Un grattacielo con uffici e un centro commerciale. Connesso a UPX. UPX era l'ufficio di polizia, vero? UPX. Sì. Anzi, si inizia morta la... Già morta la wifi inizio. Non possono fare questo. Però in verità hanno detto che... L'universo in cui sono vissuto io, dove c'era il satellite appoggiato sopra, è lo stesso in cui è morta Makiru. Era Makiru? Quindi forse se questo qui si è schiantato invece di atterrare, allora Makiru non è morta. Makiru. Non ricordo il nome, Makiru, è vero? Kurizu Makiru. Non c'è niente... Cos'è seminar? Seminario. Cos'è ATF? Akabara Technoforum, una zona di incontri dentro Daibiru. Ok. Ci sono molti seminari qui. Ah, infatti c'è seminario, infatti. Ci sarà un seminario lì. E dobbiamo essere lì, è parte dei nostri studi all'Università di Tokyo. Oh, mail. Crediti di estate. Dobbiamo fare un seminario e scrivere un report. A pensarci... Aspetta, dai, leggiamo sta mail. Mayuri. Lo sai, sono triste quando... riguardo aver perso la mia UPA. È peggio che dell'altro anno quando non ho comprato quel grosso Gerofroghi. Oh no, il Gerofroghi era il tormentone dell'estate precedente. Posso rispondere su questi? Reply. Sento il tuo dolore. Quella cosa valeva molto. I nostri preziosi fondi di ricerca. E così invece anche? Ah, posso anche inviare. Quindi posso vedere l'altro. Ok, ma rispondo sul lupa. Mandato! Tadan! Reazione regionale. Rispondi un'email, ok, normale. Non posso più rispondere all'altra cosa. Una volta per mail, giusto? Quanto è lungo questo? Perché questo forse è un video? Non lo so più. Ti ricorderà parecchio Zerescape 2 sotto certi punti. Cos'è? Seek a way out? Penso per le timeline, sì. Sarà per quello. Va bene,
ha risposto. E ora? Adesso? Ah, c'è un tasto, vero, per... Ah, non l'ho selezionato, ecco. Mi sei buggato? Ok, perfetto. No, c'era un tasto per... In realtà è il tasto shift, penso. Se premo shift non posso fare niente. Colpa di shift. Immaginavo che era colpa di shift, ma non pensavo che ti bloccasse tutto. Di cos'è il seminario di oggi? Ho guardato prima che cominciasse... cominciassero le vacanze. Me lo sarei dovuto scrivere. Oh, ce l'ho scritto. Dietro di me c'è questo grande oggetto non identificato che si è schiantato nella struttura accanto alla stazione Akihabara. La struttura è sotto barricata dalla polizia, nessuno può entrare. A distanza, l'oggetto appare di essere un tipo di un satellite. Ok. Ah sì, Michael, altra cosa. Non so se hai giocato l'anime o il gioco. Però c'è sempre questa invenzione, Kurt ti sbiora ora, un dispositivo che dal sudore cerca di capire se menti o meno, ti ricorda qualcosa. Mentre passiamo per la strada che connette UPX e Daibiru, guardo giù per vedere la folla delle persone che passano per la piazza. Già, sì, questa reference. Ci sono giovani uomini e donne, le persone che non vedi in giro per Akiba. Tutti quanti camminano nella strada principale. Ok. Daru. Andare a controllare Radikan. Radikan era la strada, vero? Occupa mezzo schermo. Non vorrei dire, ma occupa mezzo schermo. No, non posso avvicinarmi. Sto seguendo le news online, però. C'è sempre... Ci sono molti thread sul... Su Kyocho Channel. Lo chiamo Kyocho Channel? È grosso, amico. Ecco perché guardava il telefono prima. Io gioco Legit, ma è un'altra storia. Eh? In che senso? Anch'io ce l'ho Legit. Ce l'ho su Steam? Anzi, se vai online su Steam vedi che sto giocando. Ok. Entriamo da Ibiru e prendiamo l'ascensore al quinto piano, alla sala assemblea. Cavolo, senti quella... A C? Cos'era la C? Non ricordo più. Me lo dici o... No. Sono vivo. A differenza del laboratorio. Da Ibiru ho un'aria condizionatrice. Ah, aria condizionata. A C, ok. Da Ibiru aria condizionata. Un altro motivo per... la nostra partecipazione dirigente al seminario. Dovrebbe esserci plot. E piano con... niente spoiler, Michael. Neanche, vabbè, non è uno spoiler, ma neanche spoilerare che ci sono spoiler. È qui che finisce la prima puntata nell'anime. Ok. Un'ora per puntata. Penso mi ci vorranno un bel po' di streaming. Riguardo teleonde, nome soggetto a cambi. Potrebbe trovare la risposta alla domanda. Sai che nome soggetto a cambi è molto fastidioso. Non mi renderò così facilmente. Anche se nessun altro membro del laboratorio usa nome soggetto a cambi, lo porterò avanti finché il giorno in cui decidiamo il suo vero nome. Come con 2D Upper Dam. Rompo le palle a tutti quanti quelli che scrivono la A senza accento, fino a quando tutti quanti finalmente la useranno. Nel bene e nel male. Ora non è il momento. Quindi, qual è la tua ridicola teoria? Cosa dici ridicola? Il mio cervello geniale ha considerato ogni possibilità, anche quelle che le menti più deboli non penserebbero. Non osare chiamarle ridicole. Quindi basicamente ti stai inventando cose fuori dal tuo sedere. Non puoi chiamarla scienza. Daru, ho un presentimento che il teleonde, il nome soggetto a cambi, potrebbe essere la chiave per aprire il Stains Gate. Com'è? Stains cosa? Mi hai perso al ridicolo, amico. Un segnale indica l'arrivo al quinto piano. Ah, ho capito cosa accade. Troviamo qui Maki
Makisi? Com'era? Makise. Immagino. Non può essere morta così all'inizio. Appena usciamo dall'ascensore... Ah! Mi scontro con qualcuno. Velocemente prendo la spada della persona per evitare che cada. Mi spiace. Ed è lei! Ko! È una ragazza. Anche se all'inizio l'ho chiamato Aperdam. Aperdam non mi è soggetto a cambi. Letteralmente, giuro. Manco fosse una coincidenza. Come il micro, come il teleonde. Non mi è soggetto a cambi. E la riconosco. Tu! Impossibile! Un brivido scese lungo la mia schiena. Guardo la sua faccia. Stupito. Incredulo. Ho visto quella ragazza 3 ore fa. Makise Kurisu! C'è qualcosa che non va? Kurisu cerca di allontanarsi, ma non la lascia andare. La mia stretta si intensifica. Aia! Tu dovresti essere morta! Cosa fai qui? Non sei nemmeno... Non c'è una singola macchia sui suoi vestiti. Eppure sono gli stessi che indossava quando l'ho trovata. Nell'anime si chiama il cosiddetto microonde telefonico. Oh, mi suona meglio microonde telefonico, nome soggetto a cambi. Si perde il nome soggetto a cambi, è bellissimo. Solo una ferita seria potrebbe aver prodotto così tanto sangue. Eppure, come se non potessi dire, è completamente intera. Neanche un graffio. Ehi, fa male, lasciami andare. Mi spinge via. E poi mi dà uno sguardo freddo. Realizzo che sto arrancando. Incredulo. Che c'è che non va con te? Alessio, deciditi a cosa vuoi giocare. Tutto ok? Ma è impossibile. Qualcuno ti ha pugnalato. Ti ho visto per terra in un pozzo di sangue. Quello di nuovo? Daru interrompe. Aspetta, c'è qualcosa che non va. Di quello che hai appena detto. Cosa intendi con di nuovo? Voglio dire, mi hai mandato la mail tipo una settimana fa, vero? Ti ho mandato una mail? Non sei ridicolo. L'ho vista morta 3 ore fa. Ha mandato una mail nel passato? Poteste non parlare di me in questo modo? Sto perfettamente bene. Sai, quel messaggio era un po' strano. Era di una settimana prima che l'ho ricevuto. Il che vuol dire che è arrivato dal futuro. Aspetta. Oh, no. L'ha ricevuto, però era datato una settimana prima di quando l'ha ricevuto. No, after. L'ha ricevuto nel passato, ma la data della mail era del futuro. Potevi dirmelo, tipo... È venuto dal futuro? Sembra qualcosa che leggeresti sull'internet, Daru. È raro per te dire cose... teorie così ridicole. No, la data era sicuramente una settimana dopo. È venuto dal 28. Aspetta, è oggi. Daru tira fuori il telefono per mostrarmi. Ancora questi spammer? No, grazie. Banno io. O se vuoi provare tu a bannare Paul, magari ti diverti. Prova a bannare tu, Paul, questo spammer. Il best wow deve arrivare. Vedrò e giudicherò. Ha ragione, la mail è stata mandata dal mio telefono. L'ha ricevuta il 21 luglio alle 12:56. Ma è stata mandata il 28 alla stessa ora. Sono uno spammer. No, tranquillo Michael, tu sei a posto. Ok, banno io. Tranquillo.
l'ha diviso in tre mail. Qualcuno ha pugnalato. Letto Makishi K. Urisu non. Perché ho mandato un messaggio in tre parti? E il secondo che banna? Sì, è lo stesso messaggio. Spam dallo stesso sito bigfollows.com. È lo stesso... Non è lo stesso messaggio, ma il sito è identico, quindi ci sono un bel po' di bot. Anzi, penso potrei anche riportare. Aiuto la community! Come si fa qui? Da qui non riesco. Vabbè. Ah, da qui, ok. Segnala. Ok, no. Facciamo dopo, altrimenti perdo tempo, dai. Perché ho mandato un messaggio così breve in tre parti? Sembra che la terza mail è stata tagliata. Riconosco il contenuto, però. Lei si avvicina. La mandata del futuro è arrivata in tre pezzi. Tre pezzi. Si è divisa in più parti. Magari per... Non lo so perché si divide. E si è anche frammentata. Come lo spammer si frammenta? Beh, ci saranno più spammer, immagino. Sì. E la mail che ti ho mandato 3 ore fa. Ma te ne ho mandata una, non 3. E ci dovrebbe essere più testo. Davvero dare una ricevuta una settimana fa? Interessante. All'improvviso Kurisu sta accanto a me, osservando intensamente lo schermo del telefono di Daru. Ovvero, l'email non è importante. Beh, forse lo è, ma non adesso. La vera domanda è perché viva? È un'illusione? Uno spirito malvagio? Sono infestato? Non credo a queste scemenze non scientifiche. Sono uno scienziato pazzo! Cerco timidamente di raggiungere la faccia di Kurisu. Le mie dita passano per i suoi capelli. Sembrano densi, sì, silky, come... Silky. Setosi. Sembrano setosi. Sostanza. Lei ha sostanza. Ovviamente non è un fantasma. Che stupido da parte mia. Okari, non penso sia una buona idea. Tocco le guance di Kurisu con i miei diti. Che morbidezza. I cadaveri non sono così. Non che ne abbia mai toccato uno. Ehi. Aspetta un attimo. Ci siamo già... l'ho già toccata quando ci siamo scontrati uscendo dall'ascensore. Ho preso anche le sue spalle prima di essere stato spinto via. E dubitavo comunque che abbia sostanza. È la prova di quanto sia confuso. Se viva, come l'ho vista ad Radikan? E cos'è quell'urlo che ho sentito? Stava allucinando. Come quella massa di persone che è scomparsa. È vero, è stata pugnalata. Ma forse sta solo nascondendo le sue ferite. Questo richiede altre investigazioni. Non vorrei spogliarla qui, spero. Ho preso la sua maglia e l'ho lentamente alzata. Stai provando a farti arrestare? Volevo solo sapere la verità. Guardavo dritto a Kurisu mentre tremava di rabbia. E alzai la sua veste un po' più in alto. Cosa fai, pervertito? Sei stupido, vuoi morire? È quello che dice Maki. Se noti, Michael, anche tu conosci. C'è Maki Roll di Danganronpa che dice: Do you want to die? E lei inizia con lo stesso nome, Maki. Non è Maki, però non è Maki, ma è Maki, Makisi, Makiso, Makiso. Questo si chiama sexual harassment. Sì. Spinse via la mia mano. La frase famosa di Luis-chan per la vittoria. Luis-chan? Ok. Protagonista dell'anime, i familiari di Ten, una tsundere. Ok. Non so cosa intendeva. Ah, la voce, la frase di... La frase famosa della tsundere di un anime inventato, ok. Davvero ho detto qualcosa di stupido, ma l'ignore, insisto su Kurisu. Io so cosa ho visto.
visto nel mio montandì? La fa... No, no! Lo faccio incuriosito, divento rossa. Fortemente abbasso il suo vestito. No, no, non quello! Adoro il suo... Prima del pomeriggio, dopo che il dottor Nakabachi ha fatto la presentazione, qualcuno ha ucciso Makise Kurisu e lasciata lei in una pozza di sangue. Attentamente spiego cosa ho visto. Aspetta, dottor Nakabachi? Di cosa parli, Ocarina? Dottor Nakabachi? La presentazione del dottor Nakabachi è stata cancellata. Cancellata? Sì, per via del crash del satellite. Ah, quando... Allora sono davvero timeline diverse, sì, no, altrimenti non avrebbe senso. Nella timeline che abbiamo visto, il satellite è atterrato. E lei è morta perché non hanno annullato la conferenza e nessuno è dovuto uscire. Invece ora si è schiantato, la conferenza è annullata e quindi nessuno... Lei non era lì in primo luogo. Però comunque in quella timeline lei diceva qualcosa del tipo che io le volevo parlare. Che io le ho parlato 15 minuti prima. Qualcosa non va, le nostre storie non combaciano. E zero la Quinzune. Beh, una vecchio stile, sì. Non è stessa cosa che è successa poco dopo che ho visto la massa scomparire. La storia di Mayuri non corrispondeva alla mia. Devo sapere. Sono catturato in qualche piano sinistro? È un'altra cospirazione dell'organizzazione? Esatto, poi il satellite era appoggiato, mentre in questa timeline si è schiantato. È totalmente diverso. Mi scusi, Il mio nome è Owen Kyuma! Davvero? Sei senza speranze? Ehi, ok, Owen-san. Vorrei sentire la tua storia in più dettaglio. Ah, ok, parlo del San. San è il più onorifico comune. Usato con stranieri. Kun, usato per amici maschi o subordinati. Ok, mi rinfresca un po' la memoria perché davvero non sono così bravo. Chan, diminutivo usato per indicare la grande affezione. Solitamente tra bambini, giovani ragazze o tra amiche femmine. Non tra... Ah, aspetta! Ah, Oni... Ah. Quindi Oni-chan non è... Il Chan non è del fratello, è perché sono molto vicini. Tan? Emilietta Tan mi torna in mente. Ancora più diminutivo del Chan. Usato da personaggi finzionali, specialmente, ok, per più carineria. Emiliuccia Tan, sì, infatti. Oshi, usato per pubblicazioni formali. Ok. Va bene, buono sapersi. Sembra che ha finalmente capito che non sto mentendo. Ma ancora non capisco perché le memorie non combaciano con quelle degli altri. Dubito che posso dargli una buona spiegazione. E allora un uomo anziano entrò nella sala assemblea. Makise-san, è quasi ora. No, è importante. Oh, vero, grazie. Kurisu mi guardò un'ultima volta. Fece un sospiro e poi se ne andò verso la sala conferenze. Dovremmo andare. Andare dove? A sentire la conferenza, eh? Ah, quella. Ma no, è l'unica... Non credo ci siano altre chance per incontrarla. Ci saranno però, dai. Daru... Segue dopo Kurisu. Ah, ok, vabbè, andiamo da quella parte. Viene anche lei a seguire la conferenza. O è lei che la fa? Penso sia lei che la fa, dai. Perché dovrebbe una ragazza genio, Makise Kurisu, avere bisogno di seguire questa conferenza? Baldorf-kun. Ok. Ho sbagliato un po'. La ragazza genio non è venuta qui per seguire la conferenza. È qui per farla. Vorrei ringraziare tutti quanti per essere venuti a sentirmi parlare oggi. È lei che dà la conferenza?
La famosa ragazza genio, Makise Kurisu, che ha la sua tesi pubblicata all'età di 17 anni. Secondo Daru, è diciottenne da poco. Ah, interessante. Ho sentito dire quando Daru ha detto... quando mi ha mostrato un magazine gossip. E allora che mi ha detto che... sarà un ospite al ATF. Cos'è l'ATF? Ah, ok, dove sono io qui? Sono... ok, dove sono adesso? Questo palazzo centro commerciale. Interesting, but no. Per me è interessante, ecco. Ho dimenticato tutto a riguardo. È la prima volta che faccio una conferenza di questo tipo, quindi perdonatemi se sono un po' nervosa. L'audience è un po' di sentimenti contrastanti. C'è una migliore. Vedremo, ripeto, vedremo. Per ora vince questa. Sono più che altro studenti come noi, ma ci sono anche un po' di professori. Kurisu mi ha appena dato uno sguardo affilato. Che ho fatto? Quando ritorno lo sguardo, velocemente distoglie lo sguardo. Non mi importa se è un genio o altro. Non mi piace ancora. Parli tu. Potrebbe aver ingannato quelle persone con fingendosi una ragazza timida, ma ho imparato che era di Khan. È veramente aggressiva. Anche se il suo omicidio era una sorta di allucinazione, il giudizio per lei è ancora corretto. Per la conferenza di oggi vorrei parlare del viaggio nel tempo. Non è la mia zona di esperienza, ma farò del mio meglio. Viaggio nel tempo? Oh no. Cominciamo che il viaggio nel tempo è un concetto assurdo. Subito! E ovviamente dice... Iii! Che è obiezione in giapponese. Partiamo subito. Oh, poverina. Devi sempre però rompere le conferenze quando ti pare piace. Ogni membro dell'audience, non solo Kurisu, è inquietato dalla mia interruzione. La Shaktid. Forse sono un po' maleducato qui, ma non sto qui ad ascoltare a cianciare di una ragazza genio. È presunzioso per te assumere che il viaggio nel tempo è assurdo. Oh Karim, tu stupido. Al mio campo, Daru mi dà un cenno. Lo staff ATF si avvicina. Probabilmente per buttarmi fuori. Forse è un po' esagerato. Ok. Va bene, immagino. Sarà più facile parlare in un format di discussione. Grazie per la proposta. Lo staff, per favore, eviti di portarlo fuori. Sono un po' infastidita, ma non che gliene importi molto. Prima di quello, per favore, ascolti i miei pensieri sul soggetto. Gli scienziati hanno proposto molte teorie di viaggio nel tempo. Ma ce ne sono 11 in particolare degne di nota. Quali sono le maggiori teorie del viaggio nel tempo? Ho sentito riguardo alla teoria filo del tempo, almeno. Come minimo. Le 11 teorie. Oh, tutte quante me le elenca. Ho finito l'acqua. Neutron Star Theory, Black Hole Theory, Light Speed Theory, Tachyon Theory, Wormhole. Ha nomi diversi in giapponese, immagino. Exotic Matter Theory, Cosmic String Theory, Quantum Gravity Theory, Cesium Laser Theory, Elementary Particle Ring and Laser Theory, Dirac Antiparticle Theory. Non male. Forse Makise Kurisu è un rivale degno, dopo tutto. Però questi modelli sono puramente teoretici. Alcuni di loro pure si contraddicono a vicenda. E se qualcuno trova un 12° modello? Beh...
Potrebbe essere contraddetto dal tredicesimo modello. Oppure non potrebbe. Dannazione! Ha girato la domanda contro di me. Touché, ragazza genio. All'improvviso sento occhi su di me. Qualche professore mi dà degli sguardi severi attraverso la stanza. Forse un po' esagerato. Ma non voglio... Non voglio rischiare di perdere i miei crediti. Dovrei ritirarmi per ora. In ogni modo, viaggio nel tempo nel futuro è permesso. Viaggio nel tempo nel futuro è possibile e disponibile adesso, secondo la speciale teoria della relatività di Einstein. Non ricordo che faceva. Rappresentata dall'equazione E uguale mc al quadrato, ok. È finita dagli assiomi. Cosa sono gli assiomi? Non ricordo più cosa sono gli assiomi. Due basi che si sostengono, ok. Gli oggetti non possono viaggiare più veloci della luce e quando la velocità si avvicina alla velocità della luce, il passaggio del tempo si avvicina allo zero. E quando la velocità della luce... Quando la velocità si avvicina alla velocità della luce, la lunghezza si avvicina a zero. E mentre la velocità si avvicina alla velocità della luce, la massa si avvicina all'infinito. La teoria della relatività aggiunge questi assiomi. In presenza di grandi campi gravitazionali, il passaggio del tempo si rallenta. E in presenza di grandi campi gravitazionali, lo spazio si curva. E in presenza di grandi campi gravitazionali, la massa aumenta. Quindi se un essere umano andasse alla velocità della luce attorno alla Terra, ad esempio, andrebbe in loop. No, allora, l'essere umano non può andare alla velocità della luce, altrimenti andrebbe in loop infinito. Perché se qualcuno va alla velocità della luce, da quanto dice qui, vuol dire che il tempo che passa è uguale a zero. Il tempo che passa è per zero. Più mi avvicino alla velocità della luce, più si abbassa il tempo, quindi a un certo punto il tempo sarà dimezzato, ovvero se passano 10 secondi, fuori ne passeranno 20, quindi il tempo è per 0.5. Quando è alla velocità della luce, arriva allo 0, ma vuol dire che se fuori passa un anno, dentro passa 0 secondi. Se fuori passano 3 miliardi di anni, dentro passano 0 secondi. Quindi se dentro passo un secondo ed esco, quanto tempo è passato fuori? È impossibile, perché devo fare 1 diviso 0. Che è nullo. Quindi se un essere umano va alla velocità della luce e il tempo va avanti all'infinito, cosa accade? Oh, vabbè, in questo caso l'essere umano quando tende alla velocità della luce, allora può viaggiare nel tempo nel futuro, perché passa un secondo per lui e fuori passano quanto? 10 anni? Dipende quanto va veloce. Ricordo sta cosa, dopo la cerco. Ok. Al cubiere invece cos'è? Ok. Va bene, abbiamo visto cosa fa. Per esempio, diciamo che qualcuno va all'aeroporto Haneda e sale su un aeroplano verso Okinawa. Appena arrivato, quella persona dovrebbe essere circa un centinaio di milioni di secondi. Un centinaio di millesimo di secondo nel futuro più di quanto sono io. Che vuol dire? Secondo la teoria della relatività, il tempo si muove più lentamente per oggetti quando si avvicinano alla velocità della luce. Per esempio, se corri quasi alla velocità della luce, puoi raggiungere un punto dove il tempo si muove solamente la metà veloce di te. Se continui a correre per 24 ore, 48 ore passano nel resto del mondo. Il che vuol dire che hai saltato un intero giorno nel futuro. Capito? Oh, wow, Wink Yuma. Perché stai parlando a me? Facciamo meglio per trattenermi, ma sembra che Machise vuole far partire una lotta. Vorrei che non avesse detto il mio nome davanti a così tante persone. È un grave rischio di far sapere agli altri il mio vero nome. Ma non è proprio viaggio nel tempo, vero?
Ora un professore con calma fa un'obiezione. Vero, ma l'esempio di Machise non è legato al viaggio nel tempo, per sé. Ma non mi aspettavo che un uomo vecchio, un professore, rifutasse una ragazza di 18 anni. Forse sta solo testando la resilienza della ragazza genio. Sì, ha ragione. La ragazza genio concede il punto. Se fosse una ragazza diciottenne normale, sarebbe impossibile per lei essere così calma di fronte a queste persone. Objection! Sì, prima ha fatto anche un IAI apertamente. Una ragazza diciottenne panicherebbe davanti alla refutazione di un professore così distinto. Eppure, Machise dà un'aura di coraggio che dice: Posso gestirti. Allora riguardo andare al passato? Andare al passato è possibile proprio adesso. Guarda il cielo di notte. Puoi vedere le luci di centinaia di anni fa, vero? Non è neanche quello, viaggio nel tempo. Questa volta è uno studente che obietta. Beh, stavo solo cominciando. Sono solo io o Kurisu sembrava un po' nervoso adesso? Diciamo che vogliamo fare una macchina che potrebbe fisicamente trasportare qualcuno attraverso il tempo. Cosa ci serve? I migliori candidati sono le stringhe cosmiche e wormholes. Una stringa cosmica è una stringa, un filo a forma, una crevice a forma di filo. Cos'è un crevice però? Crevice. Una fessura, una crepa, una fenditura a forma di filo, con massa estrema. Una fenditura a forma di stringa deve essere come si entra nel nostro universo. Ma esistono davvero? La fenditura è larga come una particella elementare ed è lunga quasi come il diametro della galassia. Di una galassia. Oh. Particella elementare. La più piccola unità della materia. La definizione di cosa costituisce una particella elementare non è chiara. Ok. Buco di verme, wormhole. Wormhole dovrebbe essere un buco nero? Oh, non lo so in verità. No, forse no, non lo so. Ha una massa immensa, il che distorce spazio-tempo. E secondo Einstein, cosa ha una massa immensa? Distorce appunto il spazio-tempo, sì. Se viaggi attraverso questa distorsione, puoi fare un intero giro del filo in meno di 360 gradi. In breve, puoi fare qualcosa che ricorda un warp, un passaggio. È chiamato deficit spazio-temporale angolare. Quando passi per un'area di deficit angolare, il transito del tempo diventa zero. Ora applichiamo questo filo con un filo che si muove a velocità quasi della luce. Secondo la teoria della relatività, il tempo scorre lentamente per il filo rispetto a quello che lo circonda. Quindi passare attraverso l'area di deficit angolare causerebbe il transito del tempo diventare negativo invece di zero. In altre parole, arriveresti nel passato dopo il transito. Se usi due fili cosmici, puoi fare un salto temporale. Puoi fare un deficit di salto temporale, come si dice. Se torni alla tua posizione originale, puoi tornare allo stesso tempo dove hai cominciato a girare. Quindi, generalmente, e viaggiano il tempo tramite fili cosmici. Comunque, in modo che nessuno capisca male, le
I fili cosmici non sono gli stessi delle super stringhe. Che sono... Boh, non lo so. Troppo piano. Vorrei prima o poi concludere che... Mi sto... è complicato. Trovo un bel punto. Provo a vedere se finisco il primo capitolo. Ora quindi servono tre cose per viaggiare nel passato con i fili cosmici. Primo, i fili cosmici. Due fili per essere esatti. Comunque, ci sono ipotesi che esistono solo dove l'universo era formato. Quindi potrebbero essere un po' difficili da trovare. Secondo, ti servirebbe l'energia richiesta per farli muovere alla velocità della luce. Quanta energia pensi serva per accelerare qualcosa così lungo quanto la Via Lattea alla velocità della luce? Sono abbastanza sicura che è un po' più di 1.21 gigawatts. E quant'è? Ok. È una reference. Un inventore in un film dice che la macchina serve 1.21 gigawatts per viaggiare nel tempo. Non esistono i gigawatts comunque. Ah, no, ah, ha sbagliato anche a scrivere, voleva scrivere gigawatt, ma ha scritto gigawatts. Wow. Ritorno al futuro. Ah, è Ritorno al futuro. Non ricordavo dicesse gigawatts. Infatti ha apertamente fatto la reference. Si sentono un po' derisate dall'audience. Terzo, serve una nave spaziale capace di raggiungere questi fili cosmici e ritornare. Col viaggiatore vivo, ovviamente. Cosa ne pensi, Ho-Win-san? Ti spiace? Ti spiace accettare la sfida... la sfida del viaggio del tempo con i fili cosmici? Come se fosse possibile. E perché cavolo parla a me? Non so neanche quello che le ha fatto la domanda stavolta. Ah... Sembra che Owen-san non voglia fare questa sfida. In quel caso, consideriamo i wormhole. Potrebbero essere un po' più realistici di fili cosmici. Comunque, Owen-san, sai cosa sono i wormholes? No, non chiedermi, sto cercando di trattenermi qui. Visto che sono stato sfidato, però non posso lasciare la risposta in sospeso. È come una scorciatoia attraverso il tempo, vero? Sì, è corretto. Ho indovinato. Mi sento in sollievo. Ci sono due wormhole collegati a un tunnel. Non importa quanto lontano siano. Il transito tra i due tunnel è zero. Ma, oh no, c'è un problema. I tunnel wormhole soffrono dalla supergravità. E collassano appena si aprono. Quindi ci serve qualcosa per negare l'effetto della gravità. Sì, sono due buchi che collegano due parti dell'universo. Come spiega adesso. Però sono aperti per neanche un istante. Perché hanno così tanta gravità che non riescono a tenersi aperti. La così chiamata materia esotica. Una sostanza con massa negativa che respinge l'altra materia. Massa negativa, eh? È qualcosa che fluttua se la lasci per terra? Forse no. Non posso neanche capire e immaginare cosa possa essere. Molta fantascienza usa i worm. Immagino, sento abbastanza parlare. Dimmi un secondo che prendo acqua. Magari prendo wormhole così arrivo prima in bagno. O arrivo prima in cucina a prendere un po' di rubinetto. Mi pardo. Kurisu alza il suo pugno destro. Facciamo finta che il tunnel wormhole è spiaccicato e invisibile all'inizio. Per passaggio attraverso, serve qualcosa che possa opporre
la mia forza del pugno, in modo che non posso più che non posso più stringere. Ok, Wormhole è così, perché si chiude istantaneamente appena si crea. Quindi, per evitare che si chiuda, serve una forza per aprirlo. Serve qualcosa che lo tenga aperto. Kurisu apre il pugno. Se stabilisci il tunnel con iniezione di materia esotica, viaggio nel tempo istantaneo tra i wormhole diventa possibile. Per viaggiare attraverso il tempo, però, serve un po' più di sforzo. Per esempio, diciamo che c'è un ingresso di wormhole qui in Akihabara. E l'uscita è a Los Angeles. Primo, mandiamo il wormhole a Los Angeles fino alla fine dell'universo. È circa la fine. È quasi alla velocità della luce. Cos'è Yank? Yank. E appena lì lo ritiriamo a Los Angeles. Quindi lo mandiamo dall'altra parte della galassia e poi lo ritirano indietro. Come? Secondo la teoria della relatività, il tempo rallenta per oggetti che si muovono alla velocità della luce. Vuol dire che il buco che è tornato a Los Angeles sarebbe più avanti nel passato che del buco da Akihabara. È vero. Se ci fossero due teletrasporti e uno va alla velocità della luce, il tempo che trascorre al suo interno è più lento dell'altro, quindi l'altro è collegato al passato, quindi arriva, cioè il wormhole è collegato al... Che follia, aspetta, cavolo, sembra è complicato, in verità anche solo pensarci. Poltre però potrebbe essere anche un generatore di wormhole. In verità non ricordo, ma potrebbe essere che Game Theory ha fatto una teoria sui portal. Forse no, non sono ben sicuro. Però avrà parlato di wormhole a un certo punto. Comunque sì, è un casino pensarci. Che ha senso, ma è incasinato. Ok, quindi il buco che fa viaggiare alla velocità della luce e poi riporta indietro è nel passato. Perché ha vissuto meno tempo, in quanto alla velocità della luce ha subito meno scorrere del tempo. A quanto dice. Sì, certo che conosco Portal. Ho giocato entrambi. Ora, se Howie-san salterebbe nel wormhole, arriverebbe in Los Angeles molti anni prima di quando se n'è andato. Però non può essere chiamato vero viaggio nel tempo. Sembra solo in quel modo. Questo è chiamato l'effetto Urashima. Ovvero, un fenomeno originato dal fatto che il tempo rallenta quando un oggetto si avvicina alla velocità della luce. Immagina un astronauta che viaggia accanto a una stella, quasi alla velocità della luce. Potrebbe impiegare un po' di anni dalla prospettiva dell'astronauta, ma quando torna alla Terra scopre che sono passati molti più anni, centinaia di anni. Quindi non è proprio viaggio nel tempo, ma va nel passato, quindi è un viaggio nel tempo nel passato. La parte importante è tornare ad Akihabara da Los Angeles attraverso il portale. Visto che il tempo di transito è zero, Howie-san tornerà ad Akihabara molti anni nel passato. Viaggio nel tempo completo. I prerequisiti per i viaggi nel tempo dei wormhole sono più semplici degli altri. Più semplici della stringa spaziale. Primo, serve il wormhole. Possono esistere da qualche parte nell'universo, ma nessuno ne ha mai visto uno. Secondo, l'energia per muovere un wormhole alla fine dell'universo è indietro, alla velocità della luce. Quasi. Terzo, materia esotica, il che non è neanche confermata di esistere. Quindi l'implementazione di
implementazione di qualsiasi di queste tre richiederebbe una ridicola quantità di sforzo. Se avessi soddisfare questi tre requisiti, che a quanto pare neanche uno è fattibile. Ora vedi cosa intendo quando dico che il viaggio nel tempo è un concetto assurdo? Le teorie di viaggio nel tempo sono tutte solo esperimenti. Nessuno di loro può creare una macchina del tempo. È la mia risposta. Non c'è niente di semplice? Qualcosa che puoi tirare fuori da un cassetto e usare o qualcosa? Mi spiace di no. Eh sì, macchina del tempo portatile, ma non siamo mica in film fantascientifici. Una dichiarazione ferma. Questo è il limite della fisica moderna. Non posso dire quanto potrebbe cambiare in 10 anni, però. Inoltre, anche se qualcuno scopre i requisiti logistici, ci sono altri fattori che... Ci potrebbero essere altri fattori che evitano... che prevengono il viaggio nel tempo. Ed è perché i fondamenti... E questo perché non sono ancora stati risolti i problemi fondamentali riguardo il principio di causalità. Un principio che dice che ogni evento ha una causa. Ed è che la causa... Ed è che per via della causa quell'effetto è prodotto. La teoria della relatività è fondata su questo principio, però i fisicisti hanno osservato che i fenomeni di microscala non obbediscono a questo principio. Davvero no? Dici paradossi del temporali e conservazione di masse? La massa dell'intero universo è costante. Se la macchina del tempo viaggia dal futuro al passato, ci sarebbe all'improvviso della massa extra della macchina del tempo e il suo pilota nel passato. Ricordo leggerlo in un libro. Non è un libro di reputazione così orribile, ma comunque. Quella violazione della conservazione della massa metterebbe l'universo in pericolo. Beh, c'è la legge chimica che dice nulla si crea e nulla si distrugge. Ovvero, semplicemente, se crei qualcosa ti serve qualcosa, e se distruggi qualcosa i suoi frammenti che rimangono diventano qualcosa. Non saprei però che tipo di pericolo, però. Anche ho visto un video di vari metodi del viaggio del tempo, ma lì penso non parli di come fare, ma di che effetti ha. Ad esempio, faceva esempi con Harry Potter, dove c'è una sola linea temporale e gli eventi si ripetono, oppure un'altra dove... Ritorno al futuro dove si va su un altro timeline. Qualcosa di quel tipo. Se pensi che conservazione della massa si applica a macrosistemi come l'universo, o microsistemi come atomi, o particelle elementari, ti stai sbagliando. Cos'è vero? Sta ridendo la mia reazione. È un po'... Ah, che mortificante. Conservazione di massa si applica solamente alle reazioni chimiche. Non regge nella fisica moderna, per niente. Qualcosa non può venire da niente. Wow, fantastico. Allora qual è il problema? Il paradosso temporale dei paradossi temporali. In altre parole, il nonno dei paradossi. Oh, quella cosa dove se uccidi tuo no e tuo antenato prima che tu fossi nato? Finché questi paradossi non si risolvono, i viaggi nel tempo non saranno mai realizzati. Mai. E se non li uccidi e basta? Non puoi pensarlo come un film sci-fi. Non riguarda solamente il tuo albero familiare. Ci sono più pericoli di quelli. L'effetto farfalla, di nuovo. Se per sbaglio, per terra... Nel passato ti cade una monetina da 2 euro. Per sbaglio ti cade quello, ad esempio, ecco. Qualcuno la trova e magari quei 2 euro lo salvano. Ad esempio, può comprarsi... vedo una macchinetta dove c'è un pupazzetto, mette i soldini e ti sbuca il pupazzetto d'argento che vale 80 euro. Non lo so. E con quel pupazzetto vuole finanziare le sue ricerche...
diventa famoso, crea un forno microonde che gli fa andare avanti nel tempo e indietro. Se vai nel passato ci porti un libro. Il libro è solo ricopiato? In che senso? No, se vai nel passato e porti un libro... quello che scrive il libro più avanti è vero. Lo ricopia senza saperlo. Oppure a seconda di come si pensa, perché magari quel libro... Quel libro esiste perché qualcuno l'ha copiato. Quel libro esiste perché qualcuno l'ha letto, perché qualcuno l'ha preso dal futuro. Tipo come accade in Zero Time Dilemma, che è spoiler, The Escape, Zero Time Dilemma, che c'è una persona che fa dei giochi non rari solo per costringere delle persone ad avere una relazione, fare un figlio e mandare quel figlio nel passato, che è la persona che ha organizzato i giochi. Quindi la persona fa un gioco non ario per costringere i giocatori a autofarsi nascere. È una cosa strana. I viaggi nel tempo anche per questo modo non possono funzionare perché... troppi paradossi. O anche, secondo me, il viaggio nel tempo non funziona perché... l'universo è uno solo. È in evoluzione. Se sposto il mio bicchiere da qui a lì... non... vuol dire che il mondo è cambiato. Non c'è modo che l'universo ricordi dove ha messo il bicchiere. Da dove l'universo si ricorda che il bicchiere prima era lì e poi lì? Non è un computer, non ricorda, non memorizza, non registra il mondo come va, non è un video. Non può sapere se va dietro nel tempo, in qualsiasi modo sia, che il bicchiere era lì. Come può saperlo? Non può. Il mondo è e non si può memorizzare. Si possono memorizzare piccole cose come fotografie e altro, ma l'intera esistenza no. Quindi, per questo, il mondo, si può dire, il mondo è una partita che non è salvata. Il mondo è una partita che non si può salvare. Quindi, giochi tutto il tempo e non puoi spegnere la console, altrimenti quel mondo non esiste più. Come anche le memorie. Le memorie... se ho capito bene, sono causate... sto un po' digredendo, ma faccio veloce. Sono causate da degli impulsi elettrici nel cervello. Non sono causate da cose fisiche. Quindi se qualcuno spegne il cervello e lo riaccende, ferma questi impulsi. O se qualcuno mi duplica il cervello, non avrei i miei ricordi, perché gli impulsi non si possono duplicare. Si duplica la materia fisica. Ok, basta, sto digredendo. Però è bello, mi dà begli spunti il gioco. Ci potrebbe essere multiverso. Ma multiverso come funziona fisicamente? Anche lì. Anche multiverso è una cosa molto complicata. Ogni paradosso, non importa quanto piccolo, causerebbe l'intero collasso della causalità, relatività e ogni altra legge fisica in esistenza. I paradossi non sono niente di più che esperimenti. Non possono occorrere in realtà. E non dovrebbero. Niente che ha pure un 0.001% di causare un paradosso può succedere. L'universo non lo può permettere. Non diresti che la conclusione è più logica? Ci possono essere più... e più spiegazioni come mondi paralleli, appunto, come hai detto tu, o principi di autoconsistenza, ma sembra troppa fantasia per essere accettati. Stringo i denti. Quando vedo Machise guardarmi attraverso la sua espressione composta, sparo anche gli occhi. Oh, no, forse è il contrario. Avert. Allontano gli occhi, ok. Sembra che è una scelta se non concedere. Machise Kurisu è veramente un genio. Ho finito di ascoltare tutta la conferenza di Kurisu. Dopo le due teorie che ha introdotto di viaggio nel tempo, ha spiegato le altre con eloquenza uguale, ma immagino non sono così importanti. Però è interessante, potrei andare a dare un'occhiata.
Sembrava un po' nervosa all'inizio, ma ha velocemente cambiato quando inizia a parlare. Verso la fine era una conferenza impressionante. Così impressionante che non penseresti che è la prima volta di una diciottenne. Eppure hai viaggiato tu. In un gioco, però. Ha fatto bene anche rispondere alle mie domande maliziose con sarcasmo. Ha coraggio. Aspetta, perché la sto complimentando? Lasciando da parte. Ho visto Makise Kurisu morta. Eppure viva. Le mie memorie non corrispondono con la realtà. E non solo di Kurisu. Le mie conversazioni con Daru e Mayuri non hanno senso. Tutto quanto sarebbe risolto se avessi detto a me stesso che quello che ho visto è un sogno, un'illusione, che non è mai successo. Ma mai dire mai. Anche se l'hai detto due volte. Questo mi lascia senza scelta. Dopo essermi diviso con Daru al palazzo, sono andato verso il tempio Yanabayashi. Deve essere esorcizzato, cosa? Dubito fortemente che lo spirito, che Makise Kurisu all'ATF era un fantasma. Comunque è naturale vedere, cercare esorcismo dopo questa esperienza. Sono giapponese, è nel nostro sangue. Intendevo che tu viaggi nel gioco, ma hai detto che... È vero, vero. Nei giochi sì, perché nei giochi loro possono creare... Si può simulare un multiverso con molta facilità, ma nel mondo vero no. Cioè, multiverso, hai due video, copi e incolli un altro, oppure giochi a Minecraft, duplichi il tuo mondo, in un mondo fai una cosa e nel mondo invece fai esplodere la tua casa. Hai creato già lì un multiverso. I multiversi si possono creare, ma nel mondo vero no. Però forse se il nostro mondo è una simulazione, quelli sopra che fanno la simulazione possono facilmente duplicarlo, quindi i multiversi si possono gestire solamente al di fuori del multiverso. Di nuovo, io posso duplicare i mondi di Minecraft, ma in Minecraft non è che i mob possono creare multiversi dove mi esplodono in faccia. Il tempio è locato nell'altro lato del fiume Kanda. Per trovarlo entra... Non mi interessa. Leggerò se andrò in Giappone prima o poi. È un piccolo tempio che non c'entra neanche con le strutture attorno. È il più famoso tempio di Akiba. Ma ho scelto... No, Kanda Mojin è il tempio più famoso di Akiba, ma ho scelto quest'altro. Questo tempio è piccolo, quindi puoi non vederlo se non guardi bene. In ogni caso sento le cicale fastidiose, vero? Dagli alberi qui intorno. O Terraria, sì, qualsiasi gioco, o buona parte. Io Karin, cosa ci fa qui? Ci sono due ragazze davanti all'edificio principale. Uno di lei è Mayuri. E l'altra è nuova. L'altra è una bellezza dell'apparenza docile in vestito tradizionale Miko. Le donne dei templi. Ok. Per assistere le persone ai rituali, solitamente. Uru Shibara Luca. Chiamerò Luca. Con la K. Un grande esempio di charm femminile e grazia. Labbra delicate. Come fiori di ciliegie. Eccola. Boh, mi sembra normale. L'essenza della bellezza giapponese. La figlia del capoprete. È vero. Figlio. Ah, ecco perché ti piace, Paul. Ecco, pensavo di aver letto male, Son. È vero. Figlio. Adorabile in ogni modo, ma è un ragazzo. Ah, capito. Ecco perché è normale. Perché non è normale. Che voce gli do adesso? È la prima volta che voglio dare, che devo dare una voce a una trap. Buon pomeriggio, Okabe-san. Lui chi nella testa. La voce di una ragazza. Le maniere di una ragazza. Più femminilità di ogni ragazza che conosco. Ma è un ragazzo.
più alte di Mayuri. Eppure così magra. Ma è un ragazzo! Sembra affascinante in questi vestiti. Ma è un ragazzo! Tiene una scopa di bambù. Apparentemente sta pulendo. Ma è un ragazzo! È quasi, quasi sera. Eppure è caldo come l'inferno qui fuori. Ma è un ragazzo! Queste cicale non vogliono tacere. Ma è un ragazzo! Lukaku, quella spada che ti ho dato. Cos'è successo? È un amico mio, lo chiamo Lukaku. Ma in verità è un ragazzo. Mi fa sempre ridere. Okabe Love Strap. Non lo so. Voglio una root con Lukaku. E no, no. Ci siamo incontrati quando l'ho salvato da qualche fotografo aggressivo nel paradiso pedestriano. Una zona residenziale di Tokyo. Vicino alle... Vabbè, una zona. Dove si va con i pedoni. L'unica vera route. Ho sentito che... più avanti c'è una parte di dating sim obbligatoria. E poi anche Lukaku e Mayuri sono compagni di classe. L'ho imparato dopo che l'ho conosciuto. Lukaku arretra dalla mia domanda affilata. Comincia a ad agitarsi con lacrime agli occhi. Voglio dire, la spada demone Samidar? Corretto, l'ho portata per te, così puoi imparare a controllare il tuo potere. Ma è un ragazzo! Oh sì, l'ho comprata a Bladeworks, vero? Pensati, ha detto che ti è costata 980... Non dire altro! Qualsiasi altra cosa e verranno a silenziarti! Mi silenzieranno? Grazie per preoccuparti per me, Ocarin! Ma chi sono? Ignoro la domanda di Mayuri. È un negozio di Akibara, va bene. Bladeworks. Quindi Lukaku, sei sicuro? Ti stai assicurando di fare pratica con la Samidar, come ti ho detto? Non c'è più l'audio? Dici? Oh, io lo sento. Prima frammenti, ora lag audio. Penso hai qualche problema. Di computer, non tu, tranquillo. Se faccio pratica una volta al giorno? Finché puoi... E deciditi, Alessio, non riesco neanche a leggere adesso. Finché la porti e diventi esperta alla scuola di spade. Puoi evitare che la fiamma da oscura dentro di te ti consumi l'anima. La spada demone Samidar potrebbe essere finta, ma è la forma che importa. Per nascondere dal mondo? Ah, ma è solo la forma che serve per nascondere la verità dal mondo. Va bene. Quando un degno la impugna, rilascia il suo vero potere. Ed è in vendita solo per 980 yen, tasse incluse. Grazie, Okabe-san. È un fantastico regalo. Il mio nome è Okabe. E Okarin! Mi spiace. Kyoyuma-san. Finché capisci, ora dici le parole. El Psy Kongalu? No, non Kongalu, Kongru! Ah, sì! Cos'è ancora il Psy Kongalu? 8 euro, cavolo, è ben costosa la spada. Va bene, ciao Michael, grazie per essere passato. Mi ha fatto piacere. A quando capita? L'ho indovinato? Lukaku sorride mentre faccio un cenno.
Grazie. Chiodo abbia sorriso. Ma è un ragazzo! Esatto! Che fantastica relazione maestro-discepolo! Relazione? Ma Yushi non è un Fusoshi! Ma si sta un po' eccitando! Fusoshi? Termine per un otaku femmina con particolare interesse nello yaoi. Che sappiamo bene cosa sia. Ma Yuri-chan, per favore, non immaginare tali cose. Paul, neanche te. È riferita pure a te la frase. Anche se abbiamo una relazione maestro-discepolo, io, Ho-Win Kyuma, Io, Ho-Win Kyuma, sono arrivato al brainwash. Ho fatto tanta strada per lavare il cervello, per insegnare a Lukaku riguardo alle cospirazioni che governano il mondo e come resistere. Lavaggio il cervello, sì. Paul, piano. Quella roba riguardo la spada demone sa mi dare parte di quell'allenamento. Comunque Lukaku è molto obbediente e lavora duro. Inoltre, vuole sempre imparare cose nuove. Un maestro non chiederebbe per un discepolo migliore. Anche se ha la debolezza di non imparare troppo in fretta ed essere timido. Cosa fai qui, Mayuri? Siamo venuti a vedere Luca-kun? Komima arriva prossimo mese. E voglio che faccia cosplay di Kirari-chan da Rainet. Ma non vuole dire sì. Allora, piano. Komima cos'è? Intanto Kiraki-chan è un'eroina, non esiste, di Rainet Kakeru. Ok. Ah, vuole fargli fare il cosplay di una ragazza. Beh, giustamente. E Komima. È tipo come si chiama? Non ricordo più il nome. Luca Comics, qui in Italia. Ok. Sono anche qui, ma tra poco vedo di finire il capitolo. No, dannazione, volevo fare 1-2 e invece 1-5. Ma fare cosplay è troppo imbarazzante per me. Ma sono sicura che starai benissimo. La frase qualcuno così carino non può essere una ragazza è molto popolare, sai? Forza, fai il tuo cosplay. Qualcuno così carino non può essere una ragazza? Una regola non scritta da usare quando vedi qualcuno che sembra come una ragazza carina, ma è o un genere non specificato o davvero un ragazzo. È usata anche per ragazze simili a ragazzi. Ok. Ah, c'è anche in giapponese. Konnakawai kokao, non so dire, ma ci provo. Konnakawai kokao nanoko no hazui ganai. Penso demolito metà cultura giapponese dicendo quella frase, ma ci ho provato. L'hobby di Mayuri è fare costumi. Ne ha fatto almeno 30. Ma è raro per lei vestirne uno. Invece sembra che si diverte a far vestire gli altri. E sembra che abbia scelto Lukaku come prossimo obiettivo. Ovviamente il costume di Mayuri è per un personaggio femmina. Normalmente capirei perché un uomo non vuole indossare come una vestiti di una ragazza, ma forza, Lukaku non ha problema a vestire... Lukaku non ha problema a vestire vestiti Miko. Ah, perché sono per le sacerdotesse, è vero. Perché dovrebbe essere diverso un cosplay? Comunque ho delle cose da fare. Salvatemi il resto dopo. Ma è molto importante per Mayushi. Ma non è importante per me. Comunque Lukaku, c'è un buon motivo per io essere qui today. Oggi devi fare un esorcismo. Un esorcismo? Allora vado da mio padre. Aspetta per favore. No, niente di così serio. Mi serve giusto un po' di pace per la testa. È per questo che sono venuto qui invece del Tempio Kanda. Quindi, detto quello, prendi il solito.
Il solito? Intendi Samidar? No, chi diamine usa una spada demone per esorcismo? Il solito per esorcismo, sarebbe ovvio. Non so come è chiamato, ma è quel bastone con il foglio zigzag cose che i preti fanno shaki shaki coso con esso. Sono molto stupido, Karin. Un po' di shock sentirlo dire quello da Mayuri. Oh, lo... il Ounusa. Ma per favore... No, ma non so se mio padre me lo presterà. Ounusa. Usato per fare rituali, per mandare via spiriti. Ok, ok. Andrà a chiederglielo. Lukaku fa un inchino veloce e poi corre verso la casa. Che è... dentro il tempio, credo. Intanto Mayuri... prende fuori... tira fuori l'orologio da taschino. È molto vecchio. Non è quello che ti aspetteresti da una ragazza delle superiori. Il nome è Pocketty, ha anche un nome. Ovviamente è il nome che gli ha dato Mayuri, quindi non è il nome del brand. Fin dalle elementari Mayuri ha portato Pocketty con lei ovunque. È il suo tesoro più importante. Beh, è tempo di andare a lavorare. Fai il tuo meglio. Vai dritto a casa dopo? Sì. Mayuri esce in... Mayuri vive in Ikebukuro. Viene ad Akiba per allenarsi ogni giorno. Ok. Dovrebbe essere ovvio visto che siamo amici d'infanzia, ma... anche vivo a Ikebukuro. Anche se sto nel laboratorio da quando è cominciata la pausa estiva. Sei venuto qui a vedere la trap. Peggio per farsi esorcizzare dalla trap. A domani. Ciao. Chiamo Mayuri per fermarsi prima che se ne vada. Aspetta Mayuri. Torno da Radikan. No. Prima a Radikan, nella struttura della conferenza del tizio che è saltata per il satellite. Hai sentito un uomo urlare, vero? Urlare? Mayuri batte le ciglia un po' di volte e mette il dito sulle tempie come se in pensiero. Poi diede il suo solito sorriso. Quando era di nuovo? Questo pomeriggio. Non penso, ho sentito niente. Oh, beh, va bene. È un carino, uno stramboide. Ciao. Tutturu. Ma io se ne va questa volta per davvero. Anche se fa una pausa per un saluto a metà strada. Una mezza dozzina di volte prima di sparire. Come me, non sono bravo a fare gli addii. Grazie per aspettare, Kobe-san. Lukaku torna brevemente dopo che Mayuri se ne va. Nella sua mano c'è la cosa zigzaghi che ho chiesto. Papà me l'ha fatta prendere in prestito. Grazie al cielo. Sei andata a Mayuri-chan? Non preoccuparti per Mayuri. Comincia l'esorcismo, Lukaku. Ok, ma vuoi davvero che lo faccia? Cosa esattamente sto esorcizzando? Flustered... immagino Lukaku è agitata. Può davvero farcela? Comincio a dubitare. Dovrei sapere meglio. L'istante in cui il dubbio tocca il mio cuore, un brivido terribile corre per la mia spina dorsale. È lo spirito malvagio nel mio braccio. Prendo il mio polso che trema con intensità. Ma tutto ruba già di Clover. No, mi spiace. Per me sta improvvisando, sta fingendo. Sta fermo, spirito, sbrigati Lukaku, sta cercando di prendere il possesso. No, per favore, resisti Okabe-san. Non sono Okabe-san. Mi spiace Kyuma-san, cosa dovrei... Quell'esorcismo, sbrigati, fallo come ti ho insegnato.
Ok. No, prima anche una CGI qui. Con lo sguardo serio sulla faccia, Lukaku prende la Unusa con entrambe le mani, come se fosse una spada. La posizione è notevole. Gli ho insegnato bene. La sua faccia è rossa. Può malapena parlare. Sembra che voglia dire qualcosa, ma esita. Panica perché si sente strana? Amatoriale. Amateurs, cos'è il meme? Per favore, Luca, espelli questo spirito da me! Non voglio ucciderti! Lukaku comincia a piangere. Sembra che è davvero preoccupato. La ragione dice che è un ragazzo, ma la sua apparenza adorabile mi fa sentire in colpa. Come se avessi fatto piangere una fragile ragazza. Ma nonostante le lacrime negli occhi, sembra che Lukaku ce l'ha fatta a fare quello che doveva fare. A fare le mosse. Ascoltami, spirito malvagio! Alza in alto la Onusa, aspetta. Ah, che bello! I termini che sono apparsi sono un po' più in grigetto, Onusa. La prima volta sono in blu, poi in grigio. Scuotendola da sinistra a destra. Per favore, vattene da Okabe! Voglio dire, Kyuma-san! Grandioso! Ora colpisci il mio braccio con quei zigzag! La cima dell'Onusa. Della Onusa. Toccò il mio braccio. La parte alta del braccio. In un anime, questo sarebbe l'indizio per una sorta di onda d'urto drammatica. Che accade. Ma niente di quello accade. L'unico suono è il suono delle cicale. Cos'era? Un dissing agli anime. Ha funzionato? Faccio un respiro profondo. Il tremore del mio braccio è finito. Sono ok, sembra che hai mandato via lo spirito malvagio. Buon lavoro, Lukaku. Lukaku sospira in sollievo. Rossisce. Io sono contento di averti salvato. Il suo timido sorriso sembra... lo fa sembrare come una ragazza. Ma è un ragazzo! Tornato al laboratorio, prendo la TV rotta. Ah, che l'ha rotta prima, piano sopra, quando ha dato un colpo per l'alpaca con la faccia da uomo. Porto giù la TV al workshop per le riparazioni. Daru e Mayuri sono già tornati a casa. Quindi devo portare io la TV giù per la scalinata. È un duro lavoro, ma ce la faccio. Apro la porta e dentro. La stanza è malapena illuminata. Ma... Glu, aspetta, non ricordo... Ah, alcuni termini giusto non ricordo. Gloom. Tetro. Ma la tetraggine è rovinata dagli enormi schermi nel centro della stanza. Una TV da 42 pollici. Non sembra qualcosa che puoi ottenere nel Giappone moderno. Questa TV diventa... Con la TV LCD che diventa un nuovo standard, dubito che qualcuno vuole una grossa TV CRT. CRT cosa vuol dire? Aspetta. È tipo... a cavo catodico. A raggi catodici, sì, esatto. TV catodica. Salve. Ehi, che c'è Okabe? Davanti alla grande TV c'è un ugualmente grosso uomo che legge le novità del giornale. È un manager del workshop. Il proprietario di questa intera struttura. Tenyoji Yugo. Ah già, l'ha già menzionato. Lo chiamo Mr. Brown. Anche se non ha niente di Brown. E il nome è... corretto per qualcuno che adora i tubi brown. Cosa c'è? La TV che mi hai dato si è rotta, ecco.
Scommetto che la trattavi male, vero? Ma appena riesco a mettere la TV pesante sul tavolo. Amore, devi trattarle con amore. E chi mi manda messaggi qui? Scusi un attimo. Mayuri. Non venderlo. Upo è super popolare, lo sai? Anche più popolare dell'eroe, Kerukun. Sono così carini, voglio collezionarli tutti. È come quando tu collezionavi i guanti senza dita, vero? E questo? Sono i Yupa. Ok, non parla nessuno. Oppure l'eroe... dell'eroe Kakerukun non guardo brutti anime. Che cattiva risposta. Andiamo piuttosto là. Forse può essere che a seconda di cosa rispondo si apre un'altra... si apre un... Dai, dico... Non ho idea cosa sia. Non guardo brutti anime. Vai. Ecco qua. La risposta che si addice. Sì, sono quelli vecchi. Alessio, deciditi. So che sono quelli vecchi, ma non sapevo cosa vuol dire. Un uomo tutto muscoli che parla di amore. Mi fa rabbrividire. È la quinta volta che rabbrividisce oggi, no? Mi siamo ripari in fretta, vuol dire? Post haste. Cavolo, parli sempre in quel modo. Mr. Brown comincia a investigare la causa del problema. Con niente meglio da fare, guarda in giro per il negozio. Non so se solo la polvere nell'aria o qualcosa sembra stagnante riguardo questo posto. Ci sono TV catodici ovunque. Il layout rende tutto quanto sembra la spazzatura, ma sono tutti funzionali, secondo Mr. Brown. Ha già un'intera collezione di vecchio e nuovo. Alcuni sembrano più vecchi di me. Ci sono anche alcuni schermi piatti e HD che sono usciti ancora prima che gli LCD prendano il mercato. Si è aperto tardi oggi. Non chiudi attorno alle 7? La folla è... si affievolisce di notte. Tutti i negozi elettronici chiudono attorno alle 8 e 9. E allora... come se la vivacitudine della città fosse una menzogna, la città va nel silenzio. Sto aspettando qualcuno. Quel Chipmunks? Non è quello del film? Dei scoiattoli che cantano? Non chiamare la piccola, mia piccola ragazza, un Chipmunk, ok? Il manager mi guarda e tira fuori foto dal suo portafogli. È la foto di una piccola ragazza che fa un segno di pace alla telecamera. Alla camera. Qualcuno potrebbe pensare che questo uomo sia una specie di pervertito, ma la ragazza in verità è sua figlia. Ha 12 anni ora, penso. Il suo amore per lei è secondo solo il suo amore per le TV a tubo catodico. O era al contrario. La vedo nel negozio ogni tanto. Qual è il suo nome? Se tocchi Nae, sei morto. Ah, era Nae. Un nome raro che vuol dire Braid. Treccia. Da interlacciare? Da interlacciare, penso. Appare al negozio ogni tanto. Ho parlato con lei prima. E cavolo, e con noi intendo Mayuri, visto che è l'unica con cui Nae va d'accordo. Nae sempre si nasconde quando vede me o Daru. Devo ammettere. Sono impressionato di come riesce a percepire la mia aura di follia a un'età così giovane. Mr. Brown fa un gesto di dare baci alla foto di sua figlia. Di nuovo... tremore lungo la mia schiena. Ma seriamente, oltre a tua figlia, questo negozio ha avuto qualche altro cliente?
Stavo affittando il secondo piano. Alessio, deciditi! È tutto lo streaming che non sai che fare. O tieni entrambi aperti. O forse, vabbè, il computer non regge entrambi. Vabbè. Affitto il secondo piano da almeno 6 mesi, ma non ricordo mai aver visto un cliente. Sarei sorpreso se questo posto faccia anche soldi. Neanche un cliente. Mettevi la foto e torna a guardare la mia TV, lasciandomi con quella vaga risposta. C'è forse una... C'è un saldo morbido. C'è... Vabbè, c'è un... Qualcosa che non è saldato. Posso ripararlo? Bene. Davvero? Beh. Grazie. By all means. Non so che vuol dire. In ogni caso, ma non c'era il contesto. Aspetta, ti darò un estimato. Cosa? Mi stai facendo pagare? Cosa pensavi? Questa è una carità. Sei tu che ci hai dato la TV. E quindi? Non ho mai detto che darei servizio per... gratis. Maledetto. Hai un po' di coraggio per dire quello dopo avermi dato un pezzo di spazzatura mezzo rotto. Oh, zitto, se non lo vuoi posso riprenderlo. Anche se dovrei farti pagare per buttarlo via. Estorsione! Osi imbrogliare l'uomo che cambierà il futuro dell'umanità? Oh, cos'era adesso? Io, ovviamente, chi altri? Lavati i denti e vai a dormire, ragazzo. Hai un po' di nervi per rispondermi in questo modo. Quando ti lascio affittare il secondo piano per quasi niente. Oh, avrai i tuoi soldi, Mr. Brown. Alla fine, non sono paragoni per lui. Allora senti la porta aprirsi. E sua nipote? Vedo la ragazza che è entrata nel negozio. Indosso una giacca vintage e jeans corti. Che evidenziano la sua figura atletica. Mi sento impressionato dalle sue cosce ben definite. Non si possono vedere. Che c'è? Sembra un Psy-Clock di Ace Attorney. All'improvviso il tempo si ferma. Sembra che qualcuno ha attivato The World! Vado a mandarla questa su Discord. Michael saprà? Zoro non credo. Ah, devo fare prima magari... Faccio adesso perché non voglio... Ho sbagliato tasto, ups. Così. Va bene, ecco. Devo farlo, pardon. Paracondivisione. Time stops. E The World. Vedo. Ci sono già delle reference ovunque o sbaglio? The World. Ed è il secondo o sbaglio? C'era un terzo. La ragazza è ancora lì con il braccio nell'aria. Il suo sorriso pian piano va nella confusione. Che reazione sperava? Seriamente. Comunque la persona che Mr. Brown aspettava? Forse qualcuno che conosce personalmente. Un'altra figlia? O la sua ragazza? È troppo giovane, no, per essere la sua ragazza. Lascia la posa e poi pulisce la gola. Ho chiamato prima, sono Amane. E così il tempo ritorna a scorrere. Oh, quindi sì, la ragazza è per il lavoro. Sono Tenyoji, il manager. Per un lavoro, questa giovane ragazza vuole lavorare a questo noioso, sporco, deprimente workshop Brown Tube con questo vecchio manager. Vuoi qualche extra centinaio di yen aggiunto al tuo conto? Nelle parole tranne la verità. No, le mie parole sono tutto tranne che la verità. Anche se non è il momento di essere coinvolti. Mi fermo adesso che finisce qualche scena. Vedo il momento giusto, tipo quando va a dormire. Comunque non avevo idea che il laboratorio Brown Tube stava assumendo.
Sembri sempre così libero. Non pensavo ti servisse libero. Ah, ti servisse aiuto. In verità sono quella, sono io quella che chiedeva aiuto. La ragazza sembrava un po' imbarazzata. Il capo ha rifiutato all'inizio, ma non prendeva no per risposta. E ragazzi, ora... Eh? Ragazzi con drive? Con patenti? I ragazzi con patenti, forse? Sono rari questi giorni. Prendi un posto qui, giovane ragazza, giovane signora. Oh, grazie. O signorina, intendeva, ok. Immagino che questa che intendeva Michael come... come la sua best girl. Ipotizzo. Sembra che avranno una formale intervista. Un colloquio. Stavo per andarmene, ma visto che Mr. Brown non mi ha buttato fuori, rimasi ancora un po'. L'espressione della ragazza era ferma, stiff, non fiss, stiff, rigida. Immagino nervosa. Solo perché è un colloquio per un lavoro part time? In contrasto a come ha detto che non vorrebbe prendere no come risposta, non sembra molto entusiasta. Qual era il tuo nome di nuovo? Amane Suzuha. Età? 18. Tutti quanti qui, giovani. Come me. Studente? No. E poi c'è il suo che spunta come sempre. Allora perché vuoi lavorare qui? Perché adoro... TV a tubo catodico. Assunta, puoi cominciare domani. Aspetta, cosa? È tipo uno scherzo? Siamo su una... Ci stanno filmando? Grazie, capo. Requisiti per essere assunti: adorare le TV a tubo catodico. Finalmente Amane Suzuha sembra rilassarsi. Poi mi guarda. Chi sei tu? Tu osi chiedere mio nome? Bandisci il pensiero dalla tua testa, ragazza. Impararlo ti metterà la tua vita nel Jeopardy. Non so cosa sia Jeopardy. Qualcosa di sofferenza, sono sicuro. Innumerevoli donne hanno imparato il mio nome solo per scoprirsi obiettivi dell'organizzazione. Sara in America, Claudia in Italia, Simone in Francia. Non mette nessun altro in pericolo. Basta inventarti ste cose. Lui non sembra conoscere il mio dolore. Questo idiota affitta al secondo piano. Si chiama Okabe Rintaro. Il mio nome non è Okabe, è Howowin. Smettila, ti aumento l'affitto. Sono Okabe Rintaro. Adoro questa sottilezza di dialoghi tutto il tempo. La ragazza si alza, mette la mano sulla mia spalla e mi guarda con un'espressione seria. Non so niente di questa organizzazione che ti sta seguendo, che ti sta cercando. Ma se sei nei guai, ok, Berintaro? Fammi sapere. Posso usarti con roba di quel tipo. Organizzazioni? Roba di che tipo? Se necessario, posso fargli così male che non ti diranno più fastidio. Mr. Brown, non penso dovresti assumerla. Sì, potrebbe essere una selvaggia. La licenza se fa problemi. Comunque ignora quel nonsense dell'organizzazione. È tutto nella sua testa. Lo è? No, continua a pensare. Ma un giorno il mondo si inginocchierà davanti a me. E poi Amane Suzuha mi guarda dritto in faccia. Forse ha un'abitudine di guardare persone occhio a occhio. Quindi è il modo attuale. Grazie per il consiglio. Moda? Non penso. È carina, ma... devo mettere in paragone con l'altra. La... com'era? Makiso. Penso. Ho una mail. Mail.
Magari posso concludere ora? Luca, come hai dato una mail? Riguardo ieri. Ieri? Penso finisco adesso, leggo la mail e salvo qui. Intanto guardo. Vuol dire che è passato un giorno. È 29, ok, è passato il giorno. È il momento giusto per finire. Perfetto, perfetto. Quindi sei ok con l'esorcismo di ieri? Lo sentivo più come una cerimonia tradizionale. Che sarebbe... Penso che una cerimonia tradizionale sarebbe stata meglio. Sono preoccupato che qualcosa potrebbe accaderti per via del mio esorcismo, che non era forte abbastanza. Mi preoccupa così tanto, non posso dormire la notte. Prima di quello non posso fare più di 3 colpi di pratica con la Samidar. Oh. Allora, esorcismo, quale rispondo? Cerimonia. Uno di questo, esorcismo o qualcosa. Rintaro Luca. È una ragazza dolce, simpatica, carina. Ma è un ragazzo. Rispondo questo. O anche questo. Dai, questo mi sa più da lui. Non preoccuparti, grazie per il tuo esorcismo. La mia mano destra è tranquilla per un bel po'. Però non so se è bastato. Se dovrò combattere di nuovo, speriamo che l'organizzazione... I suoi assassini non mi scoprano. Va bene, mandiamo a chiudere questo. Ta-da! E a posto. Direi di concludere qui con... Com'era? No, era F6. Quanti slot ho? Ne ho un bel po'. Va bene, salvo qui allora. Siamo ancora al capitolo 1. Time travel paranoia. Deve andare avanti, immagino. Ho sentito che... It's perfect. Devo sentire... Ho sentito che ha tipo 10 capitoli, quindi... Oggi abbiamo fatto il prologo, quindi contava come uno, forse? Non lo so. Beh, allora direi che per oggi è tutto. Posso fare un raid a qualcuno? C'è solo Zeb online. E non penso che... Vorrei fargli un raid. Non c'è nessun altro. Va bene, allora chiudo qui e basta. Allora, io vi ringrazio per aver seguito. Vi saluto. Vi do appuntamento a giovedì con RPG Maker, visto che mercoledì purtroppo non riesco a fare lo streaming, visto che ho un impegno la sera. Però il weekend, come sempre, continuiamo questo gioco. La domenica. Il sabato invece lo porterò un'altra cosa. Va bene, devo ancora decidere tra due cose. Io vi ringrazio per aver seguito allora. Vi saluto e ci vediamo a quando capita.